nostro incontro, questa tavola rotonda che la nostra associazione Via Liberale inteso voler promuovere per focalizzare un po' l'attenzione su un tema che riteniamo fondamentale per il futuro e il progresso del nostro territorio. Vi chiedo scusa per un certo ritardo che è un po' nelle tradizioni nostre meridionali. Tra l'altro è arrivata una primavera anticipata con una temperatura elevata che non ha certo favorito una velocizzazione dei tempi. Non mi dilungo con una breve interruzione mia e con la presentazione dei nostri cortesi ospiti. Siamo in un territorio, l'Alto Tavoliere, che ha avuto sicuramente in questi ultimi anni una narrazione, secondo noi, un po' distorta in termini negativi, al di là dei nostri demeriti. Noi abbiamo dei grossi problemi di tipo sociale importanti, però probabilmente siamo stati presentati anche a livello mediatico in termini peggiori di quanto non siamo. Abbiamo delle forti criticità che sono probabilmente anche più avvertite, più pesanti di quello che è la quarta mafia o l'infiltrazione mafiosa nelle istituzioni, che sono una forte migrazione giovanile che sta depauperando il nostro patrimonio sociale già da un po' di anni. Abbiamo dei problemi di livelli di occupazione ancora modesti, abbiamo dei problemi di formazione lavorativa ancora modesta e ci sono altri aspetti, basti citare la presenza di indegni e incivili ghetti dove vengono radunati lavoratori dell'agricoltura che vengono da altri paesi, fenomeni di caporalato assolutamente inaccettabili in tempi moderni e per un paese civile. Però la cosa più grave e preoccupante può essere quella di un atteggiamento di rassegnazione, di accettazione, di rinuncia, di sfiducia, che può un po' pervadere l'opinione della gente. Qualcuno mi ha risposto a quella domanda, si può riaccendere la proiezione? No, perché dava una... perdonami, va benissimo. A quella domanda, quale sviluppo per l'Alto Tavoliere, qualcuno ha detto di ma nessuno. Probabilmente non è lontano dalla realtà, io non escludo che noi non ce la si possa fare a prevedere uno sviluppo del nostro territorio. Però quello che è certo è che abbiamo il dovere di crederci e di provarci. E quindi noi rivolgiamo un appello a quanti istituzioni, associazioni, categorie professionali, società civile, partiti, di promuovere uno stato d'orgoglio, una voglia di venire fuori da questo stato di cose assolutamente inaccettabile e che deve può rappresentare questo scatto d'orgoglio un momento di ripartenza, sapendo che è un percorso che sarà costellato di sudore, lacrime, fatica, in un percorso complicato, perché togliersi di dosso tutte le scorie di quelle criticità un po' segnalate in precedenza non è semplice. Però dobbiamo tornare ad investire sulle capacità produttive del territorio e sul lavoro, mettere produzione e lavoro al centro dell'agenda politica del nostro territorio. Alle istituzioni centrali chiediamo non assistenzialismo. Chi vi parla è assolutamente contrario a ogni forma di pietismo, di andare a bussare col cappello in mano da qualche parte. Noi vogliamo gli strumenti con i quali operare. Il resto ce lo dobbiamo mettere noi, con coraggio, fatica, impegno, rimboccandoci le maniche e sfruttando tutte le opportunità e gli strumenti che ci possono essere
offerti, alcuni dei quali saranno oggetto di una riflessione stasera con i nostri gentili ospiti che vado ora a presentare. Abbiamo l'ingegner Guadagnolo, che è il nostro commissario straordinario di governo per la zona economica speciale adriatica Puglia-Molise, che sta in maniera encomiabile battendo un territorio quasi quotidianamente, confrontandosi con imprenditori, istituzioni, società civili, associazioni, per sensibilizzarli a questo spirito di rivalsa, di voglia di mettersi in gioco, di cimentarsi con sfide del futuro. Abbiamo accanto all'ingegner Guadagnolo l'onorevole Carmine Nardone, che ho il piacere di avere ospite qui a San Severo, mio maestro in Commissione Agricoltura nella 12ª legislatura alla Camera, docente universitario, presidente della provincia di Benevento e presidente di Futuridea, che è un'associazione che promuove sviluppo ecosostenibile, affianca le imprese, collabora con i tre più importanti enti di ricerca scientifica applicata al mondo dell'agricoltura e dell'ambiente. Appassionato della terra e dei suoi valori, ma visti e interpretati in una logica moderna che tiene conto degli avanzamenti della tecnologia e della ricerca. Abbiamo poi il presidente della provincia, non mi è ancora arrivato, non ho notizie, mi auguro che possa essere solo un ritardo. Abbiamo degli esponenti istituzionali del nostro territorio. Parto dagli ospiti fuori San Severo, che Antonio Potenza, sindaco di Apricena, che ricordo essere il secondo polo nazionale dell'estrazione della pietra, quindi un riferimento fondamentale nelle capacità produttive del nostro territorio. Per Torre Maggiore è presente il vice sindaco, il dottor Faienza, che è anche assessore alle attività produttive. Torre Maggiore è la città dei nostri cugini, praticamente. Siamo un'area che io mi auguro e sogno da tempo, vincolati da rapporti di collaborazione molto più stretti. E torneremo su questo argomento nel proseguo della nostra chiacchierata. E poi il nostro sindaco Francesco Miglio, che da tempo impegnato in una battaglia per la sicurezza del territorio contro questi fenomeni di cui abbiamo inizialmente parlato e che ha contribuito anche a una sensibilizzazione del mondo associativo, della scuola, per avviare i giovani ad una cultura della legalità e della sicurezza. Io vorrei inizialmente dare la parola all'onorevole Nardone, perché avevo anche delle integrare con qualche quesito. Noi dobbiamo fare anche delle scelte sulle filiere produttive. Noi abbiamo questa vocazione tradizionale del campo agricolo, poi c'è il settore del commercio ormai consolidato, l'artigianato che fa fatica, però il campo agricolo è sicuramente quello tradizionalmente più forte. Mi chiedevo, al di là della relazione che potrà farci in maniera più ampia, se un territorio che ha fame di lavoro è nelle condizioni di fare delle scelte di ecosostenibilità, cioè delle scelte molto selettive, o deve aprirsi a qualsivoglia opportunità produttiva, perché il rischio può essere quello: quando c'è voglia di lavoro, dice, venga anche un'industria chimica inquinantissima, dice, purché crei posti di lavoro. Ecco, se invece no, la nostra vocazione va rispettata e quindi va, diciamo, l'ingresso di imprese, lo sviluppo di imprese in senso autoctono, rispettose di una sostenibilità ambientale e credo vorrei toccare anche quella sociale, che ha dei riflessi in questo caso. Comunque, se facciamo interventi non lunghissimi, abbiamo modo di ritornare più con altri argomenti.
perché chiudo, l'obiettivo, segno, l'obiettivo è quello di raggiungere qualche punto fermo. Perdonatemi la presunzione, noi stasera non vogliamo fare né sfoggio di retorica né voli pindarici, vogliamo raggiungere qualche obiettivo concreto e far assumere a chi può qualche impegno per il nostro territorio, perché se no non avremmo realizzato nulla. Mi taccio e do al momento la parola all'onorevole Nardone. Grazie a Fabio Di Capua per le parole, per aver ricordato quella comune esperienza molto intensa sull'agricoltura. E saluto l'ingegnere Priore che ha seguito più di tutti questa esperienza unica in Italia che abbiamo realizzato con questa associazione da 10 anni che si chiama Futuridea, innovazioni utili e sostenibili. E devo dire è diventato un punto di riferimento internazionale, molte università, soprattutto purtroppo ahimè anche in Cina e mezzo punto, e con un po' di rammario perché avevo sperato, dove noi abbiamo ascoltato le diagnosi, cerchiamo di studiare le terapie, perché quando veniva detto adesso da Fabio, per farlo però dobbiamo condividere tutti alcune questioni, anche di carattere globale, apparentemente lontane. Poi sentite parlare tutti i giorni di cambiamenti climatici, ma nessuno dice concretamente, diffonde dati sull'intensità di questo fenomeno. E io ve ne voglio dire una. Ogni anno, nell'ultimo anno, secondo i dati ONU e FAO, e adesso esistono le piattaforme di accesso a questi monitoraggi, quindi si può vedere, non è qualcosa di nascosto, scompare nel mondo una superficie agraria fertile pare alla superficie agraria dell'Italia, cioè scompare ogni anno una dimensione di circa 12 milioni e mezzo di ettari, senza contare l'erosione dei suoli, la distruzione delle foreste. Quindi è un tema devastante di 1 milione al mese di terreni, frutto di desertizzazione o desertificazione, che sono due fenomeni un pochino diversi da approfondire. Allora, di fronte a tutto questo, che sta succedendo? La terra nel mondo è diventata, è il cibo, un elemento prioritario geopolitico, cibo e terra. La corsa all'accaparramento della terra, dice, ma che c'entra con l'altro da prendere, ve lo dimostrerò tra un anno. Sapete quanta terra si stanno comprando le grandi multinazionali del mondo? Potete controllare gli ultimi dati, negli ultimi tempi hanno comprato 93 milioni di ettari. Cioè praticamente si sono comprati superfici del mondo superiore alla Francia e Germania messe insieme, e sradicano le comunità locali e tirano via perché introducono nuovi sistemi produttivi, altre tecnologie, quindi con effetti sociali devastanti. Perché ne dobbiamo tener conto? Dobbiamo tenerne conto perché il tema della terra riguarda anche noi, e spesso c'è un Fabio, interrompimi quando devo smettere, perché non vorrei prendere tempo, però un concetto lo vorrei dire rispetto al nodo cruciale che hai posto. Come se fosse incompatibile garantire occupazione e sviluppo in un contesto ecosostenibile. Questo è il grande luogo comune, sbagliato, perché faccio un esempio. La terra la dobbiamo guardare anche noi. E la dobbiamo guardare sotto due profili, uno in Puglia specifico. Voi sapete che la Puglia è la regione con più alto numero di aziende in Italia, delle regioni, e quella con le più numerose aziende agricole. La seconda è, sono usciti i dati dell'ultimo censimento dell'agricoltura, e c'è un dato preoccupante che dobbiamo tener conto nelle strategie. Voi sapete che gli ultra 75 anni, come dati nazionali, dei conduttori agricoli sono più del 20%, e sono tutti senza ricambio nella conduzione. Cioè quando
termineranno la loro attività a 75 anni, cioè la mia età, finiranno. C'è da decidere il destino di queste terre, che è un destino importante. Sapete che c'è la criminalità organizzata, che è l'unica che è molta attenzione. Andate a vedere i beni confiscati e trovate che la, una delle voci è anche la terra. Ci tengono ad acquisire terre e luci di più strane di questo mondo. Allora, perché dico che è ecosostenibile? Perché cambiamenti climatici, terra, stanno spingendo il mondo verso un nuovo modo di produrre il cibo. Sapete qual è? Sono le nuove tecnologie delle produzioni in ambiente confinato. Noi le chiamavamo serre, ma niente a che fare con le serre che di nostra esperienza alimentate con combustibili fossili. Le nuove esperienze nel mondo sono fatte da vere e proprie biofabbriche, perché coniugano le nuove tecnologie. Per esempio, avete sentito parlare di coltivazione carbonatica? La coltivazione carbonatica è la nuova dimensione, intensificando la presenza di CO2 in ambiente confinato, le piante crescono meglio, più resistenti alle malattie e non hanno bisogno di terra. Si può riutilizzare un capannone abbandonato, per esempio, noi ne abbiamo tantissimi da noi. Il riuso delle edilizie abbandonate, per esempio, è prioritario assoluto da un punto di vista. Senza dare altre cementificazioni spesso inutili. Secondo, si può produrre energia senza consumare suolo? Basterebbe pensare alle 14.000 cave abbandonate nel nostro paese. E nessuno risanerà, nessuno può rifare i profili. Bene, perché non trasformarli in 14.000 isole energetiche, dove c'è un know-how tecnologico per poterlo fare? Noi l'abbiamo fatto per la Campania, questo studio. Potrebbe rendere la regione autosufficiente senza intaccare un metro quadro. D'altro, avere l'autosufficienza su scala aziendale delle aziende agricole, soprattutto nelle case fatte, ecomagazzini, ecoserre intelligenti, per dare autonomia. Ma su questo è solo una battuta, faccio Fabio, perché io so, mi chiedo scusa dello schematismo, ma dietro a tutto quello che sto dicendo, diciamo che c'è l'attività di studio molto impegnativa per singole cose. L'altro, non dovete dimenticare voi nell'altro tavolere, la risorsa paesaggio ha un futuro enorme. Sapete perché? Perché è l'unica risorsa che lo possono clonare. I cinesi possono clonare tutto, ma il paesaggio non lo possono clonare. Quindi è una specificità straordinaria che rischia e può alimentare e rafforzare il turismo delle passioni, purché ci sia un approccio ecosistemico che sia praticato. E una delle difficoltà si ritroveranno gli amici amministratori, perché avere un orientamento territoriale alla sostenibilità significa avventurarsi nelle procedure di biopianificazione. E per fare biopianificazione c'è bisogno di servizi adeguati, di supporti adeguati, fare la carta della naturalità, per esempio, di un territorio essenziale. Anche se le nuove tecnologie aiutano a calcolare l'indice di Sheldon della biodiversità, basta anche un'app che aiuta a riconoscere le piante, ma bisogna mettersi la testa, utilizzare anche il volontariato per fare cose di questo genere. Allora, le prospettive sono queste. Non mi soffermo su due, ma un concetto fondamentale. Questa svolta epocale del mondo del cibo, in un mondo dove le guerre hanno reso visibile una contraddizione, dove io sono vissuto sempre in minoranza e in polemica, anche con la mia partita e con gli altri, quando hanno, alla fine, all'inizio degli anni 90, hanno declassato il cibo e l'agricoltura dai loro interessi politici, senza cogliere che il cibo è un bene strategico, perché il cibo, a differenza di qualunque altro bene, è un bene a consumo obbligato. Quindi voi potete rinunciare alle scarpe, che ne so, all'orologio, ma il cibo no. Quindi il cibo è il rapporto con le prospettive di vita, col benessere, qualcosa di fondamentale. E oggi non c'era bisogno della guerra in Ucraina per capire l'importanza della circolazione del grano e degli altri. Sapete che abbiamo in un mondo
dove l'indice di mortalità giornaliera per fame ha raggiunto più di 30.000 persone al giorno. E dal 96 ad oggi le persone morte per fame nel mondo ammontano a 200 milioni. Questo l'ho maturato per mesi che ho collaborato con un consigliere speciale dell'agricoltura povera con la FAO. Quindi dovremmo cominciare ad avere consapevolezza di quelle che sono le dinamiche globali, come incidono a livello territoriale. Quali sono le innovazioni che dobbiamo mettere? Io guardando la vostra zootecnia, guardando agli ulivi, guardando la viticoltura, mi aveva la voglia di parlare, ma prenderei troppo tempo. Vi ringrazio. Grazie Gianni per il tuo bellissimo contributo, che sarà sicuramente oggetto di riflessione e anche di riconsiderazione nel corso dei nostri lavori. Vorrei ora anticipare l'intervento dell'ingegnere Guadagnoro, che vi ho presentato prima, al quale chiediamo di illustrare un po' le linee operative del suo mandato, la natura delle zone economiche speciali, i benefici, cosa consistono gli strumenti di cui può avvalersi. Volevo aggiungere, ingegnere, soltanto due riflessioni che possono essere poi riprese anche successivamente. Una è quella, mi chiedo, in che modo le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza possono implementarsi con gli interventi anche infrastrutturali o altro previsti nelle zone economiche speciali. E anche un'altra piccola nota che è anche ricca di preoccupazione, se vogliamo, per il nostro territorio al momento attuale. Quali sono vantaggi o svantaggi per quei territori confinanti attualmente non compresi nelle zone economiche speciali? Noi abbiamo una esperienza non esaltante del patto territoriale di Manfredonia di tanti anni fa, dove, le ricordo, ci fu un accordo anche a livello sindacale per i quali chi era in possesso di una carta d'identità o di una residenza fuori di quell'ambito non aveva diritto a lavorarci. Quindi noi vorremmo un po' avere anche qualche segnale per capire se queste zone diventano una sorta di reticolo chiuso, inaccessibile, riservato ai beneficiari di questi provvedimenti, o se ci sono, attraverso l'indotto o altre misure, delle opportunità ricadenti. Questo sarà oggetto di una riflessione successiva, ma non le rubo altro tempo e le do la parola. Grazie al Presidente Di Capua per avermi invitato a questo interessante momento di incontro e di dibattito, perché qui con me non sono da solo, come in genere avviene quando faccio degli incontri nelle varie amministrazioni con i sindaci e quant'altro, ma c'è comunque ci sono altri illustri relatori con cui ci sarà sicuramente appunto un momento di confronto su questi temi, tra cui quello che mi riguarda in particolare, che è lo sviluppo della zona economica speciale Adriatica Interregionale Puglia-Molise. Ringrazio e saluto anche chiaramente l'onorevole Nardone, il sindaco di Apricene, padrone di casa, quindi il sindaco di San Severo, il vice sindaco di Torre Maggiore. È un'occasione anche per confrontarsi, per comprendere quelle che sono realmente le opportunità che provengono dal territorio. Io sto svolgendo, come diceva lei prima, un'attività intensissima di animazione territoriale sui vari appunto territori, le aree che ricadono all'interno della perimetrazione della ZES Adriatica, coadiuvato peraltro dalla mia struttura di supporto che ormai mi segue come i miei angeli custodi, l'ingegnere Casanova, che è la dirigente dell'area tecnica che ho preso in comando dal Comune di Bari, rubata al Comune di Bari, perché abbiamo la possibilità dei commissari straordinari di rubare, esatto, di rubare, però di rubare, usiamo il termine con una certa correttezza, i dipendenti pubblici dalle varie amministrazioni, perché non abbiamo bisogno poi della nulla osta da parte dell'ente cedente, quindi ho prelevato, diciamo così,
la Regione di Casanova al Comune di Bari, come altri rappresentanti della mia struttura di supporto, componenti, con il dottor Romero che è responsabile dell'area economico finanziaria, la dottoressa Cirillo che è dell'area comunicazioni, insieme al dottor, dottor Bosma che è quello qui presente che mi segue dall'altra stanza per l'area sempre comunicazione e marketing. Quindi siamo qui sui territori per far comprendere che lo Stato, che è rappresentato in questo caso dal commissario straordinario del governo, perché diciamo io rappresento la presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi il governo nelle aree ZES, siamo qui a disposizione del territorio, facciamo sviluppo al chilometro zero. Io dico, il mio sogno è quello di porre finalmente fine, forse ci sto riuscendo per certi versi, a quel conflitto atavico tra le imprese e lo Stato per via della burocrazia, che ha ingessato la nascita e la crescita di nuove iniziative imprenditoriali di piccole, di medie e di grandi imprese nei vari territori, su tutto il territorio nazionale, poi in sostanza. Quindi stiamo cercando di far comprendere che lo Stato, che è rappresentato dal commissario, gioca nella stessa metà campo degli imprenditori per raggiungere un obiettivo comune, quindi non avversario degli imprenditori, ma nella stessa metà campo per creare e favorire lo sviluppo economico e occupazionale dei territori, la nascita e la crescita di nuove iniziative imprenditoriali, come dicevo prima. Per cui oggi le ZES stanno funzionando. Quando io mi sono insediato ho detto nasce la burocrazia amica delle imprese. Oggi devo dire, posso dirlo con orgoglio e con certezza, è nata la burocrazia amica delle imprese, è nata perché lo stiamo dimostrando con i fatti. Ho rilasciato un'autorizzazione unica per un investimento nel settore della logistica nel comune di Molfetta in appena 6 giorni. Mi sono ritrovato dopo 1 o 2 giorni sulla Sole 24 Ore, su Milano Finanza. Ne hanno parlato in un dibattito alla Camera, mi hanno chiamato alla Camera e dice stanno parlando della ZES Adriatica, dico spero bene, dice sì, hanno detto di questa autorizzazione unica che è stata rilasciata in appena 6 giorni, pare che sia record assoluto in ambito nazionale di un'autorizzazione rilasciata per un investimento produttivo nella storia del nostro paese, forse. Io non sono molto appassionato a queste statistiche, però pare che sia così. Su Termoli abbiamo rilasciato un'autorizzazione unica in 45 giorni, che è il tempo massimo, perché vi erano 2 pareri che non erano stati rilasciati, sono andati in silenzio assenso, perché al 45esimo giorno si può andare, il commissario va in silenzio assenso e rilascia l'autorizzazione unica. Per una multinazionale americana un investimento di 70 milioni di euro, lunedì scorso, quindi 4 giorni fa, abbiamo ricevuto una raccomandata, una lettera raccomandata da parte del management di questa azienda multinazionale americana che si congratulava con il commissario, con la struttura di supporto per la disponibilità, per i tempi assolutamente certi e celeri che sono stati adottati per il rilascio dell'autorizzazione unica nei confronti di questo importante investimento. L'hanno anche dichiarato alla stampa, addirittura questa azienda ha dichiarato alla stampa che il tempo che abbiamo impiegato per il rilascio dell'autorizzazione unica su Termoli è stato nettamente inferiore rispetto ai tempi che loro hanno dovuto attendere per il rilascio di autorizzazioni per altri investimenti in Europa. Quindi significa con i fatti che qualcosa sta cambiando, che si sta delineando un nuovo paradigma per il Sud, non solo grazie alla zona economica speciale adriatica interregione Puglia-Molise, ma anche grazie a tutte le altre zone economiche speciali, perché è stata oggettivamente un'idea rivoluzionaria del governo. Nel 2017 sono state istituite le zone economiche speciali con il DL 91 2017, poi è venuto fuori il regolamento di attuazione, un DPCM numero 12 del 2018, l'effettiva svolta si è avuta con riforma che è avvenuta nel 2021, nel luglio del 2021 sulle zone economiche speciali, che ha istituito i commissari da un lato e dall'altro ha istituito l'autorizzazione unica. Che significa autorizzazione unica? Significa quindi che i commissari, a cui sono stati dati dei poteri speciali, dei poteri straordinari,
Autorizzazione unica significa che nelle aree ZES non esistono più quelle famose 34 autorizzazioni che fino a ieri erano preposte all'avvio di un'iniziativa imprenditoriale per poter realizzare un capannone, un immobile, una struttura qualunque per poter dare avvio alla propria o creare la propria iniziativa imprenditoriale, ma un'unica autorizzazione che assomma in sé le 34 vecchie autorizzazioni che adesso si trasformano in pareri, per cui il commissario è l'unico referente per le imprese che vogliono investire in area ZES, non esistono più gli sportelli unici per le attività produttive dei vari comuni, si presenta lo sportello unico digitale del commissario, io convoco conferenze di servizi, i tempi sono certi, i termini sono perentori, vale il silenzio assenso, quindi quei vecchi 90 giorni previsti per i SUAF, per gli sportelli unici delle attività produttive comunali, che purtroppo sono diventati in molti casi 900 giorni o 9 anni o in alcuni casi mai, sono diventati 45 giorni, 90 giorni si sono dimezzati, quindi io convoco conferenze dei servizi, gli enti preposti al rilascio dei pareri devono rilasciare i pareri entro i 45 giorni, altrimenti io vado in silenzio assenso, al 46° giorno rilascio l'autorizzazione unica che, pensate bene, ove necessario vale anche come variante urbanistica, lo dice la legge, quindi non passa dai consigli comunali, dalle conflittualità dei consigli comunali se ci sono delle varianti urbanistiche per realizzare certi tipi di investimenti, di insediamenti produttivi, ma vale, costituisce, dice letteralmente la legge, ove necessario variante urbanistica, quindi non passa dall'approvazione dei consigli comunali né dall'approvazione definitiva da parte delle regioni, quindi un'innovazione straordinaria che con i fatti si sta attuando, si sta attuando con i risultati. Abbiamo circa 75 istanze presentate dallo scorso mese di settembre, dal 5 settembre, da quando abbiamo avviato lo sportello unico digitale. Nessuno sapeva cosa fosse le ZES, stiamo facendo un'attività informativa, formativa straordinaria, devo dire, ci stiamo massacrando per certi versi, perché siamo insediati su tutti i territori, sto dicendo a tutti, stiamo facendo sviluppo a chilometro zero, lo Stato va a casa delle imprese, noi siamo qui presenti per parlare con le imprese, per incontrarle, per favorire gli investimenti, far capire finalmente che esiste uno Stato. Come dicevo prima, allora, da un lato abbiamo le semplificazioni amministrative, quindi questa riduzione notevolissima dei tempi con i termini perentori per il rilascio dell'autorizzazione, che poi rappresentano nella gran parte dei casi il vantaggio più importante, ciò che chiedono maggiormente le imprese, perché a proposito di autorizzazioni mai rilasciate su in Molise, su Isernia, abbiamo rilasciato un'autorizzazione unica, un investimento da 6 anni fermo allo sportello unico per l'attività produttiva del comune. Ho rilasciato autorizzazioni in 47 giorni, perché 47? Perché 45 servivano per la conferenza dei servizi in forma asincrona. Il comune aveva rilasciato parere non favorevole, parere negativo. Il comune, io ho convocato in 2 giorni la conferenza dei servizi sincrona, perché poi con la mia dirigente ci sono studiati approfonditamente le carte. E non c'erano dei motivi ostativi sul piano giuridico, era una presa di posizione del comune contro quell'investimento. Quindi ho convocato, partecipo al comune alla conferenza dei servizi sincrona, ho dato 2 giorni perché ho detto un giorno gli diamo di tempo per leggere la PEC, perché magari poi no, si perde la PEC nei meandri dell'amministrazione finché non protocollano e quant'altro, un giorno per leggerla, e il giorno successivo, 47° giorno, convoco. Il comune era collegato via web, c'era l'impresa presente che era venuta in ufficio in presenza, dico bene, allora dico al comune, allora quali sono i motivi ostativi? No, ma sa, ci sono dei motivi normativi, dice no, sì, ma ci sono gas di scarico, gli automezzi di qua, di là, poi lì ci sono altri tipi di investimenti, di altre attività produttive, eccetera. Ho detto scusate, ma qual è il problema? I gas di scarico dei mezzi, bene, cosa dice il parere positivo dell'ARPA? Mezzi da utilizzare perlomeno Euro 5, bene, voi all'impresa che mezzi utilizzate? Noi utilizzeremo mezzi Euro 6 che abbiamo già di proprietà,
abbiamo fatto fare le fotocopie dei libretti di circolazione di quei mezzi, li abbiamo allegate al verbale di chiusura della conferenza di servizio, ho detto al comune, bene, quindi parere positivo, sì positivo. In 47 giorni l'imprenditore per poco si metteva a piangere, dice non è possibile, fermo da 6 anni, in 47 giorni io ricevo l'autorizzazione. Questi sono degli esempi concreti per far comprendere che il clima è cambiato però in area ZES, ovviamente all'interno delle aree ZES, per cui poi ci sono delle situazioni, chiaramente dice perché in area ZES sì e in area ZES no, e poi lo spiego anche perché sì, perché noi quali sono le opportunità per gli investitori che vogliano creare delle iniziative imprenditoriali in area, e non solo in area ZES, che vogliono entrare all'interno della perimetrazione della ZES, che è l'argomento poi anche della serata per certi versi, perché questi territori non sono presenti all'interno della zona economica speciale, e i territori dei vostri comuni, tutti e tre i comuni qui presenti, non hanno aree all'interno della ZES Adriatica, all'interno della ZES. Accanto però alle semplificazioni amministrative vi sono le agevolazioni fiscali, quindi vale il credito d'imposta per l'intero valore dell'investimento, anche sull'acquisto del suolo, acquisto di immobili esistenti, realizzazione ex novo degli immobili, ampliamento, compresi impianti, macchinari e attrezzature, quindi se il progetto di investimento compreso l'acquisto del suolo fino alla completa realizzazione degli immobili funzionali all'esecuzione dell'attività vale 1 milione di euro, se piccola impresa diritto al 45%, se media impresa 35%, se grande impresa 25% di credito di imposta, quindi sull'intero valore dell'investimento. A cui si aggiunge l'industria 4.0, il titolo secondo, eccetera, sono sommabili ad altri tipi di agevolazioni fino al valore complessivo dell'investimento. Si aggiunge ancora il 50% di riduzione dell'IRES, i kit localizzativi che stiamo declinando con le amministrazioni comunali. Ho convocato nel mese di ottobre scorso i 38 sindaci dei caventi territori ricadenti all'interno dell'area ZES, quindi il comune di Bari, il comune di Brindisi, il comune di Foggia, il comune di Manfredonia, il comune di Campobasso, di Isernia, di Altamura, di Molfetta, eccetera, siamo territori ricadenti nell'area ZES, e ho prospettato una mia proposta di titolo che cos'è il titolo organizzativo? Ho detto ai sindaci, vogliamo rendere appetibili queste aree, vogliamo essere più concorrenziali rispetto ad altri, perché in altre ZES del mondo regalano il suolo anche, oltre a tasse zero regalano anche il suolo agli investitori per poter sviluppare economicamente sul piano economico e occupazionale quei territori. Allora, vogliamo essere competitivi? Bene, eliminiamo l'IMU, eliminiamo la Tari e creiamo un abbattimento degli oneri di concessione. Il comune di Molfetta è stato il primo in Italia a deliberare circa un mese fa questo kit localizzativo, nei giorni scorsi ha deliberato il comune di Cerignola, stiamo attendendo gli altri comuni, perché comunque ho chiaramente condiviso questa mia proposta con ANCI, anche Puglia, ANCI Molise, ANCI Nazionale, Sindaco di Bari, eccetera, e quindi stiamo attendendo anche che gli altri sindaci deliberino in tal senso, per fare in modo che si aggiungano anche queste agevolazioni comunali, perché poi gli imprenditori devono essere invogliati, incentivati chiaramente a investire, e questo è anche un'altra ulteriore opportunità per questi investitori che potenzialmente vogliono realizzare le proprie iniziative imprenditoriali. Si aggiungono ancora i contratti di sviluppo con il MISE e con il Ministero, adesso si chiama Ministero per le Imprese, e con Invitalia. Vi sono anche i PON regionali, perché un altro potere che la legge dà al commissario è che le regioni sono obbligate a rivedere, a ridefinire la programmazione dei fondi strutturali, quindi dei PON, in funzione delle esigenze di funzionamento delle ZES, condividendo le linee guida col commissario. Quindi abbiamo istituito un tavolo con la regione Puglia e con la regione Molise, stiamo individuando delle misure di premialità nel tipo: se un investimento fuori ZES ha un'agevolazione, un incentivo superiore del 45%, se in ZES si aggiunge un 15%, quindi 45 più 15, quindi una premialità superiore del 15% per gli investimenti all'interno delle ZES. Per quanto
scusate, per quanto riguarda quindi le agevolazioni fiscali e gli incentivi, io dico che gli imprenditori possono crearsi l'abito su misura in funzione delle proprie esigenze, possono creare l'architettura finanziaria del proprio investimento in funzione di quelli che sono i desiderati dagli imprenditori. Possono utilizzare il credito d'imposta, possono sommarlo chiaramente al tipo di agevolazione, o i BIA innovazione, i contratti di sviluppo, o i POR, eccetera, in funzione appunto delle proprie esigenze. Per quanto riguarda le infrastrutture di cui parlava lei poc'anzi, noi commissari straordinari delle ZES, del governo delle ZES, siamo anche soggetti attuatori a stazione appaltante per le infrastrutture del PNRR, chiaramente quelle che ci vengono assegnate con decreto interministeriale, che abbiamo già 83 milioni di euro di infrastrutture da realizzare. Adesso ci hanno affidato delle altre opere, il Comune di Bari mi ha trasferito ad esempio un'opera di collegamento tra il porto e l'interporto di 120 milioni di euro, un'altra opera poi idraulica che a difesa di un'area ZES di 30 milioni di euro, dal Ministero dell'Infrastruttura abbiamo avuto ulteriori somme per le progettazioni di ulteriori appunto opere del PNRR, abbiamo raccolto 250 milioni di euro di progetti da finanziare con il CISACQUE per le dighe, le reti fognarie, impianti di depurazione a servizio delle aree industriali, delle aree produttive ZES, chiaramente della Puglia e del Molise. Devo dire che ci stanno peraltro trasferendo una marea di infrastrutture, perché purtroppo nel nostro paese ci si è resi conto che con le procedure ordinarie di un qualunque ente, comune, province, città metropolitane, regioni, eccetera, non si riesce a rispettare i tempi del PNRR, perché entro il 31 dicembre 2023, che significa domani mattina, bisogna avviare i lavori. Ma se bisogna ancora progettare le opere, come fai ad avviare i lavori? Allora, con i poteri straordinari del commissario, puoi ridurre i tempi, perché puoi andare in deroga al codice dei contratti, chiaramente in un'ottica sempre di massima trasparenza, però puoi avere la riduzione, il dimezzamento dei tempi nelle conferenze dei servizi, consulenza a senso, quindi un'autorizzazione unica e quant'altro, e puoi rispettare i tempi del PNRR, altrimenti bisogna fare proroghe su proroghe su proroghe, e quindi si proroga anche lo sviluppo infrastrutturale, lo sviluppo economico dei territori, anche di infrastrutture particolarmente importanti e rilevanti che sono al servizio di investimenti produttivi anche di una certa importanza che si vogliono realizzare all'interno della ZES, altrimenti può avvenire che sono i tempi dell'investimento diventano inferiori rispetto all'infrastruttura necessaria per servire poi quelle aree dove deve andare a realizzare l'investimento produttivo, che sarebbe chiaramente un assurdo. Per quanto riguarda la revisione della perimetrazione, che è poi l'argomento immagino del giorno qui in queste aree, lì c'è una grande opportunità anche per questi territori, che sono di quei territori che hanno delle vocazioni, come si diceva prima, ma oltre alle vocazioni di cui parlava prima, è chiaro che vi possono essere anche dei soggetti investitori che possono anche inventarsi delle altre idee di investimento, perché abbiamo visitato anche tante aziende, ci siamo resi conto che gli imprenditori hanno delle capacità straordinarie di inventiva. Magari un imprenditore nel settore delle costruzioni poi si inventa un qualcosa nel settore dell'agroindustria, o si inventa un qualcosa nelle tecnologie innovative, o in altri settori, nel settore commerciale e così via. Ci sono tante opportunità, per cui all'interno delle ZES gli imprenditori devono comprendere che è possibile fare qualunque cosa. Si può fare agroindustria, si può fare attività commerciale, Brico Apricena, Brico San Severo o Torre Maggiore, eccetera. Si possono realizzare industrie manifatturiere, società di servizi, aziende di servizi. Si possono creare anche poli produttivi nel settore energetico, nel settore dell'economia circolare. Si può fare di tutto, una struttura sanitaria, un albergo, si può fare qualunque cosa. La legge dice che l'importante è che sia un'iniziativa imprenditoriale che produce un reddito d'impresa, anche a prescindere dalla natura giuridica del soggetto stesso. Può essere anche una onus, in teoria, può essere qualunque soggetto
che voglia investire, che ha una partita IVA e può inventarsi qualunque cosa all'interno di una zona economica speciale. È necessario avere la disponibilità del suolo, ma non significa il suolo necessariamente di proprietà. Il suolo, su quel suolo si può avere firmato un compromesso, si può avere una locazione su quel suolo, un comodato d'uso. Quindi l'importante, dice la legge, è che si abbia la disponibilità del suolo. E quindi veniamo alla questione della revisione della perimetrazione, perché la legge purtroppo prevedeva un vulnus. Cos'è avvenuto? Che nel 2017 le regioni, tutte le regioni dell'Italia meridionale dove sono state create le ZES, hanno creato delle perimetrazioni e hanno predisposto dei piani di sviluppo strategico di quelle aree. Hanno presentato quelle proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri e nel caso della ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise, con il DPCM, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 settembre del 2019, è stata istituita la zona economica speciale adriatica. In quel momento è stata cristallizzata quella perimetrazione che è stata definita dalla Regione Puglia e dalla Regione Molise, nel mio caso, nel caso della ZES Adriatica, e quel piano di sviluppo strategico. Però cosa è venuto, e me l'ha scritto anche la Regione, una comunicazione scritta, che purtroppo, per un motivo o per un altro, per la fretta, non tutti i territori sono stati, diciamo, tenuti in considerazione, per cui abbiamo delle aree che hanno una minore vocazione dal punto di vista territoriale all'interno della ZES, delle aree che sono in effetti più appetibili, più effervescenti dal punto di vista territoriale, che ci stanno e ci devono stare perché ci sono tanti imprenditori che sono pronti o che stanno già investendo all'interno di quelle aree. Però purtroppo ci sono delle altre aree ancora che non sono state considerate. E quindi io cosa voglio fare? Siccome ho fortunatamente un tesoretto di aree ancora da inserire all'interno della ZES, perché le regioni Puglia e Molise non hanno perimetrato tutte le aree rispetto al valore complessivo, perché c'è un DPCM del 2018 che dice: bene, in Puglia puoi, in funzione della superficie regionale, puoi perimetrare soltanto X ettari di area ZES e in Molise Y ettari di area ZES in funzione della superficie complessiva regionale. Bene, la Regione Puglia non ha perimetrato tutto tranne 260 ettari e la Regione Molise ha perimetrato tutto tranne 150 ettari. Quindi ho ancora questi due tesoretti di aree da assegnare, a cui si aggiungono le altre aree perché sono state inserite poi in molti casi anche le strade, opere pubbliche, eccetera, inoltre ammettizzare le infrastrutture portuali che non devono esserci perché non devono essere perimetrate per poterle realizzare, servono soltanto le aree produttive, dove tu devi andare a creare delle iniziative di investimento produttivo all'interno dell'area ZES. Quindi ettizzando queste aree potremmo arrivare a 350-400 ettari o forse qualcosa in più in Puglia. Cosa ho fatto? Siccome la legge prevedeva, aveva un vulnus purtroppo, perché non prevedeva una procedura per modificare o per integrare le aree, ad aprile dello scorso anno ho scritto una modifica normativa che è stata inserita nel DLPNRR2 e diventata legge il 29 giugno dello scorso anno, in base alla quale noi commissari straordinari delle ZES abbiamo il potere dal 29 giugno dello scorso anno di modificare la perimetrazione delle aree. Questa modifica può avvenire in aumento, ma anche, ho inserito la parolina, in diminuzione per due motivi. Uno, perché io posso eliminare delle aree che non hanno alcuna vocazione, come se non ci fossero all'interno della ZES, oppure dove ci sono tantissimi vincoli non si può realizzare nemmeno un prato, dicono per assurdo. Altre aree invece dove purtroppo ci sono i famosi speculatori che hanno acquistato quelle aree ZES ad 1 per venderle a 10. Allora l'ho chiamata anche norma antimercanti delle ZES, li chiamo io, no? I mercanti delle ZES, coloro che dice acquisto uno, poi vado a fare il mercante, le vendo a 10, a 15, a 8, a 7, quindi vado a speculare su quelle aree. Questi signori da oggi sanno, o meglio dal 29 giugno sanno che se quelle aree rimangono utilizzate il commissario può estrometterle, cassarle dalla perimetrazione della ZES
a vantaggio di altre aree, dove ci siano invece imprese pronte a investire, anche perché poi, come ben sappiamo, io dico il mercato lo fanno gli imprenditori, non posso costringere un imprenditore di San Severo a investire a Brindisi dove c'è la ZES se vuole investire a San Severo e viceversa, per cui devo dargli l'opportunità di poter dar sfogo alle sue idee imprenditoriali, ai suoi investimenti, per poterli realizzare dove decide da realizzarli, chiaramente compatibilmente con quelli che sono i piani, i programmi di sviluppo di quel territorio, ovviamente. Quindi cosa farò? Perché a seguito di quella modifica normativa deve essere emanato un DPCM, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che vada a integrare quello del 2018. In sostanza parliamo di un regolamento di attuazione di quella modifica normativa che era pronto, se ero riuscito a farlo passare in conferenza Stato-Regioni positivamente dello scorso 12 ottobre. Poi i due governi sono vicendati molto velocemente e quindi il Presidente Draghi non ha fatto in tempo a firmarlo, per cui adesso è sul tavolo del Presidente Meloni e stanno apportando alcuni aggiustamenti e speriamo che nei prossimi giorni, comunque entro Pasqua, venga sottoscritto questo DPCM. Appena verrà sottoscritto io avrò il via libera per poter operare quindi la modifica della perimetrazione delle aree ZES. Seguirò due procedure, anzi tre procedure, due nell'immediato e una a partire da settembre di questo anno. Le prime due riguardano investimenti, le divido in due parti, ho pensato di dire in due parti, una per gli investimenti oltre i 50 milioni di euro che rientrano nei grandi progetti dell'Unione Europea, per i quali gli imprenditori interessati, quindi ho detto i sindaci perché faccio un passo indietro, quando io ho fatto quella proposta di modifica diventata legge il 29 giugno ho fatto la mia prima intervista sulla stampa, ho detto io faccio il manager, non faccio il politico, quindi parlo solo a fatti compiuti. Avvenuta la modifica normativa tutti sapevano che l'avevo proposta io, intervista su tutta pagina su Gazzetta del Mezzogiorno, sono stato subissato in telefonate da sindaci, presidenti di ASI, parlamentari, assessori, presidenti di regione eccetera, ci sarà nel mio comune 100 ettari nel comune X, 50 ettari nel comune Y, eccetera. Ho detto io non posso tra virgolette regalare aree ZES, anche perché ho un valore massimo di aree da inserire, non posso fare come hanno fatto le regioni prima, io voglio inserire aree che siano destinate a investimenti seri e concreti che si vogliano realizzare, quindi perdonatemi, fuori la politica dalla perimetrazione, dalla riperimetrazione, dalla revisione della perimetrazione delle aree ZES, darò voce esclusivamente agli imprenditori. Gli imprenditori. Poi, se quegli investimenti saranno anche diciamo, ad adiuvandum, appoggiati, valutati positivamente dalle amministrazioni comunali con una delibera di giunta, una delibera di consiglio, eccetera, perché effettivamente sono molto utili, si considerano gli investimenti di pubblica utilità, no? Per certi versi quindi utili allo sviluppo del proprio territorio, ben venga, ma la parola principale va agli imprenditori che devono presentare istanze al commissario corredate di progetti e di piani economico-finanziari, quindi istanze di manifestazione di interesse, in maniera tale che poi io, insieme alla mia struttura di supporto, possa valutare quelle istanze e decidere quali entreranno all'interno della perimetrazione della ZES. Dicevo, per i grandi investimenti, oltre 50 milioni di euro, posso già da oggi sulla mia PEC presentare proposta di investimento con i progetti appunto e i piani economico-finanziari che noi possiamo già valutare appena viene emanato il DPCM, io posso già in quel momento fare la proposta al Presidente del Consiglio dei Ministri che entro 30 giorni, ai sensi di quella modifica normativa da me proposta diventata legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri deve approvare la mia proposta entro 30 giorni, la mia come quella di tutti gli altri, ovviamente, commissari delle ZES, entro 30 giorni dalla proposta stessa del commissario. Poi una seconda procedura riguarda gli investimenti tra 1 e 50 milioni di euro, per i quali andrò ad emanare un avviso pubblico chiedendo sempre agli imprenditori di presentare
manifestazioni di interesse correlate sempre di progetti di piani economico-finanziari. In quel caso, in questo caso, una procedura un po' più comparativa, perché stabiliremo dei criteri del tipo riqualificazione di aree dismesse, degradate, quindi basso o nullo consumo di suolo. Qui daremo priorità perché dobbiamo eliminare quelli che io chiamo i tumori dei territori cittadini, dei territori dei vari comuni, che ti ritrovi in queste aree che sono degradate, dismesse, dove avviene di tutto di più, sono distrutte, ci fanno di tutto, entrano magari personaggi dubbi e quant'altro e fanno di tutto in queste aree. E quindi bisogna puntare prima di tutto a recuperare quelle aree, numero uno, e numero due bisogna dare anche la parola a quegli imprenditori che vogliono, prima di tutto per imprenditori seri, che vogliono creare progetti e programmi di investimento concreti e che siano supportati da piani finanziari che siano realistici e che siano bancabili. Per cui il rapporto tra il valore dell'investimento e il numero degli occupati avrà un valore importante, perché se viene il soggetto che vuole realizzare lo sterminato campo fotovoltaico da 100 MW che ti porta occupazione zero, comunque ad ogni modo lo può fare in area ZES, nelle aree ZES esistenti, acquista i suoli, prende il comodato, il fizzo, i suoli e quant'altro, lo può comunque realizzare all'interno dell'area ZES. Ma io non posso, nella revisione della perimetrazione, puntare su questi tipi di investimenti che mi portano a occupazione zero. Io devo badare, perché devo creare una ricaduta anche sociale, perché nel mio DPCM di nomina, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, c'è scritto favorire lo sviluppo economico e occupazionale dei territori, quindi con un risvolto sociale, per cui darò priorità a quegli investimenti che prevedono un valore dell'investimento ma in rapporto anche a un valore del numero degli occupati all'interno di quel investimento che si va a prospettare, come anche i tempi di realizzazione dell'investimento. Chi lo realizza in 6 mesi è avvantaggiato rispetto a chi lo realizza in 3, 4, 5, 6 anni e così via. Per cui stabiliremo dei criteri, non sarà un bando, sarà un avviso pubblico, valuteremo queste proposte di investimento e decideremo quali entreranno all'interno della perimetrazione della stessa. Questa è la prima. La terza procedura, quindi questo all'immediato, appena verrà firmato il DPCM. La terza procedura a partire da settembre prossimo, perché settembre prossimo? Perché abbiamo avviato il 5 settembre del 2022 lo sportello unico digitale, quindi stiamo dando un anno di tempo, abbiamo fatto una comunicazione sul sito, ogni 3 mesi stiamo facendo il monitoraggio degli investimenti, per cui valuteremo quali sono quelle aree più appetibili, le aree meno appetibili, le aree inerti e così via, quelle aree dove si possono realizzare investimenti a differenza di altre, e decideremo quali estromettere dalla ZES a vantaggio di altri, quindi con una procedura somma algebrica zero, quindi tolgo 5 ettari da una parte e aggiungo 5 ettari dall'altra, tolgo 10 da una parte e aggiungo 10 dall'altra e così via. Un po' queste sono le linee che stiamo prefigurando, per cui massima disponibilità se ci sono investitori, imprenditori seri con progetti e programmi di investimento concreti. Noi siamo a disposizione 24 ore su 24, io rispondo ai messaggi, alle telefonate fino a notte fonda, 18 ore al giorno, perché è una missione, è diventata una missione questa, è una grandissima opportunità, un'opportunità forse unica e ripetibile, lo ha detto anche il Presidente Mattarella. Il Presidente della Repubblica la scorsa estate, a luglio dello scorso anno, ha detto che le ZES rappresentano un'occasione imperdibile, unica e forse irripetibile per il nostro meridione, per poter creare sviluppo, occupazione, PIL, non solo per il meridione ma per l'intero nostro paese. Grazie. Grazie per questo contributo che ci ha un po' chiarito le idee. Ha anche segnalato una sorta di rivoluzione culturale nel modo di procedere nelle politiche di sviluppo
per a favore dell'impresa e dell'occupazione. Ma noi siamo di qui, siamo un po' partigiani e quindi ci dobbiamo preoccupare del futuro del nostro territorio. Noi oggi siamo fuori dalle zone economiche speciali, come altro tavolino. Quindi siamo entrati un po' nel vivo del problema e ci ha portato lei con la sua illustre esposizione. La riperimetrazione, mi pare di aver capito, è il frutto di una sollecitazione e avanzate proposte dal mondo dell'impresa. O può essere il risultato di un'organizzazione, di una pressione seria delle istituzioni locali che si organizzano e mettono a disposizione aree più o meno infrastrutturate per renderle disponibili per insediamenti produttivi, per vedere poi se ci saranno con queste condizioni delle richieste. Il problema è un po' quello, perché se noi dobbiamo attendere il mondo dell'impresa, che al momento non vede in quel territorio applicate le condizioni vantaggiose, credo che sia un sogno che non potrà essere realizzato. La nostra battaglia dovrebbe essere, poi darò anche voce ai nostri rappresentanti istituzionali sul tema, e se noi ci diamo da fare per metterci nelle condizioni di essere appetibili da parte di imprese anche provenienti da fuori o sviluppatosi nel nostro territorio per realizzare quei progetti per i quali le ZES nascono con gli obiettivi di maggior produttività e occupazione. Quindi il problema è questo, che ho sbagliato io a interpretarlo, mi è parso di capire che solo la sollecitazione di imprese può portare il commissario a ridisegnare i perimetri della ZES. Noi vorremmo un po' essere messi nelle condizioni di offrirci come territorio, se saremo capaci, alle imprese e vedere se questo è sufficiente a favorire l'impresa. La prego per un minuto, per sì, sì, velocissimo, voce anche i sindaci su questo tema. Velocemente, la linea di azione può essere duplice, nel senso, io quasi giornalmente ricevo le richieste di incontro che poi concedo in tempi brevissimi peraltro, quindi con un tamburo battente H24, io ho la fortuna di non bere il caffè e di non fumare, quindi non ho sosta, faccio tutto in maniera continuativa, non ho pause. Per cui 15 minuti, 30 minuti faccio l'incontro e poi passo all'incontro successivo, senza sosta. E quindi dicevo, in molti casi sono gli imprenditori che mi chiedono di incontrarmi, sono fuori ZES, cosa posso fare? E presentano loro dei progetti di investimento, già vengono a parlare da me, mi chiedono se sono condivisibili magari quei progetti di investimento. In altri casi stiamo facendo l'operazione opposta, cioè le amministrazioni comunali mi stanno aiutando moltissimo perché stanno facendo un'attività di animazione territoriale, oggi può essere l'inizio di questa attività di animazione territoriale, per cui alcuni hanno fatto degli avvisi pubblici chiedendo agli imprenditori, cioè abbiamo un'area, supponiamo, per insediamenti produttivi, un'area industriale eccetera, la mettiamo a disposizione degli imprenditori, cosa volete fare? Presentate manifestazioni di interesse e trasferiamo queste nostre opportunità di sviluppo del territorio al commissario. Chiaramente poi le imprese, io mi faccio un'idea, mi servo per avere un'idea delle potenzialità di quel territorio, che sono molto importanti ovviamente, poi le imprese devono comunque partecipare al mio avviso pubblico, però io già so che il territorio di Torre Maggiore Apricena, Torre Maggiore e San Severo è capace di esprimere una potenzialità, una sua potenza di fuoco, arrivano 50 imprese, ci cioè vogliamo fare una cosa, quella diventa una potenza di fuoco in un territorio che vuole realizzare sviluppo all'interno di esso. Quindi vengano delle iniziative da parte delle amministrazioni comunali che possono essere sicuramente di grande aiuto da questo punto di vista per spronare gli imprenditori a investire, non solo gli imprenditori locali, chiaramente, ma anche che siano gli imprenditori locali che vogliono magari creare, fare joint venture con altri imprenditori di fuori, cioè si inventano delle nuove idee imprenditoriali, o che siano i locali, o che siano imprenditori di fuori, ben venga. Io adesso sto completando questo ciclo di
incontri territoriali, poi andremo a fare road show in ambito nazionale, cioè abbiamo alcuni già calendarizzati di imprese di fuori che vogliono investire su questo territorio, che magari cercano delle altre imprese che sono qui con cui sposarsi per avere una, creare più facilmente la proprietà produttiva sul, sul territorio, quindi fare matching tra imprese di fuori e imprese locali per crescere insieme. Anche queste sono delle grandi opportunità, quindi aiutiamo, io sono a vostra disposizione, aiutatemi anche voi a creare questo sviluppo. Grazie ingegnere, lei ci fa vedere un po' di luce in fondo al tunnel, diciamolo, quindi qualche speranza l'abbiamo. A questo punto spetta molto anche ai nostri amministratori esprimersi su questa prospettiva e come si pensa di poter operare in maniera, dico agli amici amministratori, anche coordinata, perché noi siamo un territorio con una certa omogeneità di vocazioni produttive e quindi sarebbe importante fare massa critica istituzionale per confrontarsi ai tavoli necessari dove queste cose vengono poi definite. Quindi io darei un po' la parola sia al dottor Faienza, vice sindaco di Torre Maggiore, ad Antonio Potenza, sindaco di Apricena, e poi a Francesco Miglio su questa prospettiva che l'ingegnere ci prefigura, se possiamo cogliere delle opportunità e attivarci a livello istituzionale per essere dei proponenti di opportunità per imprese, perché questa è una nostra missione, questo è uno dei compiti della politica e delle istituzioni. Prego Faienza, scusa. Sì, grazie dottor Di Capo. Innanzitutto mi preme portare i saluti del presidente Nobiletti, che arriva, tra l'altro ha avuto un impegno istituzionale, ma aveva delegato il consigliere Principe ad essere qui presente. Mi sono giunti i messaggi dalla segreteria, in quanto io tra l'altro al sindaco di San Severo lo chiamo sempre presidente, perché io essendo avvocato all'ente provincia di Foggia, lui è stato il mio presidente nella scorsa legislatura, prima di quella di Gatta, e quindi porto i saluti del presidente Nobiletti, porto i saluti anche del consigliere provinciale Principe, a cui poi sarà mio compito e mio dovere riferire di questo importantissimo convegno, a cui le anticipo, le dico grazie per averlo organizzato, ma lo dico a nome proprio dell'istituzione del comune di Torre Maggiore, perché io ero al corrente, mi ero già cimentato in questa materia, perché come lei ha anticipato precedentemente, essendo anche assessore, avendo la delega all'assessorato alle attività produttive, ahimè, proprio per un intoppo burocratico mi ha visto bloccare circa 100 ettari di terreno da poter ampliare la nostra zona del PIP a Torre Maggiore, da mettere a disposizione proprio di quelle imprese. E chiaramente per me è un momento molto importante questo, perché infatti mi voglio rivolgere al dottor Guadagnolo, non c'è occasione migliore di questa, perché da quello che ho potuto capire, ho preso un pochettino di appunti, gli obiettivi della ZES in pratica sono quelli di dare la possibilità di esercitare dei grossi investimenti anche da parte di gruppi nazionali e multinazionali. Questo è un obiettivo principale, come quello poi che potrebbe consentire l'assorbimento di tutta quella manodopera che o per motivi di ristrutturazione delle aziende o per via di cessazione si sia resa libera, e quindi tenere a disposizione la rioccupazione di tutto questo mondo della manodopera, che è la cosa principale, come diceva il dottor Guadagnolo, perché è l'obiettivo che si prefigge proprio la ZES, altrimenti non si riuscirebbe a raggiungere quell'obiettivo appunto proprio che si è, per la quale è stata costituita. Rafforzare le supply chain, in pratica tutto quel mondo, tutto quell'indotto, quella catena di approvvigionamento che va dalle materie prime a quella finale,
per consentire a tutte le imprese di poter. Ma la cosa più importante che è prevista all'interno delle ZES e per la quale io chiedo al dottor Guadagnolo, e credo che lo faccio anche tra i due sindaci presenti di Apicina e di San Severo, è che lei deve fare di tutto per poterci inserire, perché tra gli obiettivi lei ha la possibilità di poter giustificare l'inserimento dei nostri territori, quali quello di Tale Maggiore, di San Severo e di Apicina, anche perché viene riportato tantissime volte la consistenza della base produttiva dell'agroalimentare. Genericamente parla pure di farmaceutica e chimica, e volendo pensare ad una destinazione per la quale i nostri territori ne fanno uso, soprattutto nel campo agricolo, per quella chimica presente nelle zone di Brindisi, perché sappiamo che Brindisi è un territorio ad alta produzione di fitofarmaci e via discorrendo, dalle nostre parti vengono utilizzati, ma noi comunque abbiamo un territorio che è esplicita, che permette, che dà dimostrazione di avere un'azienda agroalimentare, anche se suddivisa in tante di quelle piccolissime imprese dove la ZES tra l'altro si impegna a poterle aiutare, che tutte quante insieme riescono a raggiungere un grosso prodotto. Volendo fare un piccolo esempio per quanto riguarda la produzione del nostro olio e della nostra qualità, senza togliere nulla a nessuno, giustamente un grosso imprenditore che sta lavorando tantissimo, che ha proprie spese, è riuscito ad avere premi di primo posto in Australia, Sydney, ad avere primo posto in Giappone e così via, cioè così come tantissime altre piccole aziende che con il proprio, con la loro economia si stanno cimentando, e loro sognano e non hanno però le capacità, e questa può essere l'occasione. Quindi noi potremmo fare come amministrazione comunale, potremmo fare del proselitismo, soprattutto lì dove, come per esempio Tale Maggiore, ha a disposizione dei terreni che potrebbe offrire alle imprese per poter esercitare e dare sviluppo a questa attività. Quindi queste aziende che certe volte si vedono bloccate anche per via burocratica, a me fa immensamente piacere che la ZES Adriatica abbia dato dimostrazione che in 6 giorni, non me ne voglia, ma mi sono permesso di seguirla anche sugli interventi sostenuti da lì ad Andria, anche per altre aziende, che in 40 giorni è riuscite a risolvere determinate burocrazie che hanno dato la possibilità a queste aziende di poter partire. Io mi sono trovato anche io in queste occasioni nel poter aiutare delle aziende che si sono viste privare di questo sogno, perché l'ATB, l'autorità di bacino, aveva messo questo piccolo vincolo, e perché poi ci poteva essere competizione conflittuale di aziende che stavano nello stesso territorio. Però persone che stanno cercando di portarsi in avanti, e quindi giustamente queste persone che mi hanno fatto questo esempio, che è quello che voglio fare e poi concludo: noi produciamo dell'olio nel nostro alto Tavolite, in Liguria, in Toscana c'è una percentuale di produzione del 5%, però li commercializzano, dottor Di Capo, il 20%, da dove prendono l'altro? Allora sono delle materie prime, fanno parte del nostro territorio, per non parlare poi del turismo, perché non siamo da meno neanche sul turismo, non siamo da meno sulla storia, sulla cultura, non possiamo non mettere in evidenza, perché tra l'altro visto che nella ZES è ricompreso Monte Sant'Angelo, ma da San Michele, ma a Fiorentino, dove Federico II ha lasciato il suo testamento, a Edesanglo, appartenenti alla famiglia dei Borbone, ne abbiamo di storia pure noi, perché anche nella ZES è previsto anche quella parte per lo sviluppo del turismo. Quindi voglio dire, io le vengo a chiedere proprio sulla scorta di questo, di darci una mano. Sicuramente forse lì non mi riuscirà più a togliere di torno, perché io farò parte di quegli appuntamenti delle 18 ore che lì sarà impegnato, perché io è una questione per la quale ci voglio andare veramente a fondo.
perché è un'occasione veramente santa, un'occasione che non possiamo perdere. Dottor Di Capua, c'è una platea molto colta, devo dire la sincera verità, ma numericamente minima, perché giustamente, come quando ci siamo incontrati all'inizio, forse ancora non riescono a capire l'importanza, soprattutto le piccole, le medie imprese, le grosse, perché ho visto anche qualche grande imprenditore all'interno della sala, forse ancora non riescono a capire che questa è un'occasione che noi non possiamo perdere. E in quei 260, se non vado errato, di ettari, io mi auguro, con l'aiuto veramente del dottor Guaregnolo, che abbiamo avuto l'onore di venire qui questa sera, di poter far rientrare Torre Maggiore, San Severo, Avicino, e perché anche, e perché no, anche qualche altro comune dove veramente possa esserci questa volontà di poter fare imprenditoria o stando all'interno della ZES o anche beneficiandone stando in altri fuori. Questa è la mia richiesta, dottor Guadagnolo, da parte del Comune di Torre Maggiore e della nostra amministrazione. Noi ci teniamo tantissimo, poi siamo ben rappresentati, non me ne voglia, però mi sono cimentato nello studio, nell'apprendere tantissime nuove notizie del vostro operare, anche dal DPCM che vi ha nominato, che ha costituito l'esercito. Sono voluto andare, non voglio scendere in tutto quello che diciamo sono stati tutte quelle statistiche, quei sondaggi, quegli studi fatti da Bari, da Vinci, da Taro, me li sono andato a leggere tutti, dico la sincera verità, perché a livello di cultura voglio chiaramente averne conoscenza, anche perché un domani, confrontandomi e ponendomi anche con le aziende, voglio dare delle risposte chiare e sincere, che da questo momento ritengo che con la vostra collaborazione saranno anche molto più suscettibili di approfondimenti e di risoluzioni capaci veramente di essere concretizzate per l'interesse del territorio comunale nostro e anche degli altri comuni più presenti. Grazie, dottor Guadagnolo. Grazie, dottor Faenza. Darei buona parola al sindaco di Apricena, l'ingegnere Antonio Potenza, per un suo contributo e la sua quanto ha da chiedere o da comunicare al nostro commissario straordinario. Grazie a tutti, buonasera e grazie per l'invito. Devo dire, saluto tutti gli ospiti di questa sera. Devo dire che sono felice. Sono felice perché ho ascoltato i complimenti all'ingegnere Guadagnolo, che tra l'altro un collega, perché immagino, ho pensato spesso ai miei figli questa sera, voglio provare a pensare che anche grazie a queste serate per i nostri figli ci possa essere un futuro migliore, perché vi dico, spesso partecipo ai convegni, conferenze dove siamo noi politici, io mi batto tutti i giorni affinché io cerco di battermi contro la burocrazia, contro la mala burocrazia, contro il lassismo, le perdite di tempo. Penso che la pubblica amministrazione debba lavorare come lavora il mondo delle imprese. Io da ingegnere purtroppo questo difetto, spesso mi scontro con anche con i miei collaboratori comunali. Noi dovremmo essere un'azienda pubblica, ma che dovrebbe lavorare anche di più e meglio di quello del privato. Il nostro modello in questi anni, timidamente, abbiamo cercato di fare questo, abbiamo risolto molti problemi, siamo diventati attrattivi come territorio, ma spesso ci scontriamo con la sovrintendenza, con l'altro organo che pensa agli uccelli, e tutti gli esperti di uccelli, con l'ADP, eccetera, eccetera, eccetera. Ed oggi una persona così preparata, io ho assistito veramente con molta attenzione al suo intervento e devo fargli i complimenti, perché ha dato quel taglio operativo di cui oggi noi abbiamo assolutamente fame, perché oggi non possiamo più dare dietro le perdite di tempo di imprenditori. Io lo dico anche da imprenditore, perché piccoli imprenditori, gli imprenditori non vogliono più sentire chi sa parlare meglio dei politici, perché spesso i politici noi facciamo la sfida a chi sa parlare meglio, ma poi alla fine l'imprenditore vuole la praticità, la pragmaticità, vuole che gli devi dare una risposta positiva o negativa che sia nel minor tempo possibile, perché l'imprenditore una notte non dorme perché deve capire cosa deve fare per investire e per portare ricchezza alla sua azienda, alla sua famiglia e a chi collabora con lui. Quindi io dico che il suo messaggio questa sera è un messaggio di speranza, quindi il governo ci dà un messaggio di speranza e noi questo messaggio lo dobbiamo sicuramente dare. Voglio dire ai presenti, perché non si è detto questa sera, per chi ha vicino Torre Maggiore e San Severo sono fuori dalle ZES, non perché non sono bravi sindaci di oggi o di ieri che siano, lo dobbiamo dire è assolutamente la responsabilità di quello che si dice, perché siamo stati estromessi da un bando che ha fatto la Regione Puglia. Lo dico con un grande rispetto di tutti,
fatto malissimo, perché la ZES doveva essere, secondo il mio modesto punto di vista, uno strumento soprattutto per potenziare le realtà depresse, come se non le depresse, depresse di problemi di delinquenza, di poche imprese che continuano a investire, di un territorio che per tanti anni è stato messo male, invece si è potenziato di più chi già sta meglio, e noi che rappresentiamo il distretto dell'Abino, il distretto enogastronomico, siamo stati inspiegabilmente stromessi, perché nel bando dell'istituzione della ZES, quando si dovevano reclutare i terreni, ci hanno tolto, almeno nel mio caso, quello di Francesco Miglio, ci siamo confrontati questa mattina, perché le nostre zone industriali, per esempio, non hanno, nel mio caso, non hanno acqua. Cioè noi abbiamo una zona industriale di 300 metri dove purtroppo non abbiamo acqua, non abbiamo il gas. O che fai? Piuttosto che aiutarci, che magari la ZES questo è un momento in cui con imprenditori che vogliono investire ci ottengono contributi per poter realizzare questo tipo di infrastrutture, quindi rende più appetibile e attraente questa zona industriale, noi veniamo addirittura nel sport, noi non siamo potuti entrare nella ZES per questi motivi. Siamo stati anche attaccati, io ricordo qualche anno fa quando siamo stati attaccati come se fossimo stati noi degli incapaci a non saperci candidare, a sfruttare le nostre possibilità. E quindi il nostro veramente, io non faccio nessuna richiesta particolare, il nostro compito veramente di dolore, perché noi ci battiamo ogni giorno nel nostro territorio, contrastiamo il disagio dei giovani che vanno via, ci dobbiamo scontare con i delinquenti che vengono a fare i casini, dobbiamo cacciarli, dobbiamo denunciarli, facciamo arrestare. Però quando poi passano questi treni, noi vogliamo essere, noi vogliamo essere, come dire, come pochi praticamente, quindi se questa opportunità di cui parlava l'onorevole di capo prima, noi ci vogliamo fare parte dirigente, non a stressare, se è possibile, io vengo a mettere la tenda sotto il commissario dove mi trovate la mano, perché ci date una mano, perché io spesso in questi ultimi mesi abbiamo adottato delle leggi regionali speciali, dei decreti speciali dello Stato, perché abbiamo fatto venire degli imprenditori qui ad investire con molti sacrifici e molta fatica, per quel poco di buono che abbiamo, come dire, investito in questi anni. Abbiamo fatto anche delle cose virtuose, ma si potrebbe fare molto, ma molto di più. Quindi ci tracci lei in maniera veramente limpida e trasparente, questo è il suo. Noi non vogliamo essere figli privilegiati, perché siamo, vuol dire, noi e gli altri territori dobbiamo avere le stesse, come dire, prerogative, le stesse opportunità. Procediamo veramente, praticamente, lo dico, dei suggerimenti fattivi, in modo che noi insieme agli altri poteri sindaci, insieme agli imprenditori che sono qui questa sera e che saranno sui nostri territori, possiamo fare delle altre conferenze in cui possiamo stimolarli nel dire di adottare quella linea che dicevo di prima, del singolo imprenditore che possa interloquire con voi, e vi chiedo che lo facciate voi con i tempi così stretti di cui vi parlavo di prima, e di quale faccio anche i complimenti. Ma noi vogliamo essere un valore aggiunto di supporto anche a voi e ai nostri imprenditori, perché noi vogliamo investire qui, non vogliamo più che i nostri figli, le nostre sorelle, fratelli devono scappare via di qua perché non c'è più posto per investire, perché le imprese vanno via per i problemi che abbiamo. E quando c'è un'opportunità, viva Dio che c'è, noi ci possiamo aggregare a questa opportunità. Quindi ci dia veramente uno spiraglio di luce un po' più forte rispetto a quello che ci ha dato qualche minuto fa. Perché io la tenda ce l'ho sempre in macchina, quando vuole vengo a piazzarla a Bari, immagino che state voi, come siete a Bari. Tanto noi diciamo, in regione ci andiamo tutti i giorni. C'è la dottoressa Cirillo dalla famiglia di San Severo, quindi. Grazie. Ci raccomando. Al di là di questo. Forse non dovevamo dirlo. Qui diciamo la mia casa che mi ruggia il mani in parte. Il post-it di vendere ogni giorno. Io chiudo il mio intervento veramente ringraziando e facendo i complimenti per il grande lavoro che stiamo facendo. Noi agli amici, i colleghi sindaci, il compito alto veramente di metterci in rete, di costruire un percorso virtuoso, di essere di supporto veramente che il futuro ci possa riservare momenti migliori. Noi vogliamo entrare nelle ZES, un momento a lei voglio dire. Grazie per questo suo appassionato intervento, che nel quale ha sottolineato anche il senso estremamente pratico e pragmatico che l'ingegner Guadagnolo ha voluto dare a questa prospettiva. Prima di dare la parola a Francesco Miglio, però vorrei ricordare che è necessario, ingegner Guadagnolo, perché di qui si vada via con 2-3 punti certi sul modo di procedere, su cosa fare, da parte delle istituzioni e da parte anche del commissariato straordinario.
perché la retorica, come diceva Potenza, ormai parlare in politichesimo, ascoltare politici, promesse, la gente è stufa, non ne può più. E lo dice uno che ha fatto anche politica, Però il taglio pratico e concreto ormai è assolutamente indispensabile. Quindi lei ci ha fatto una lezione di pragmatismo in termini di orizzonti, di prospettive, con un grande contenuto politico, tra l'altro. Non sarà un politico, ma è la politica che la gente si aspetta oggi, quella dei fatti, della concretezza, della prospettiva che poggia su elementi certi. Quindi l'augurio è di venire via di qui con qualche idea più chiara, ma anche con qualche impegno assunto, che se no non sarebbe francamente servito molto. Do ora la parola a Francesco Viglio sul tema. Sì, anch'io mi associo ai ringraziamenti a Fabio Di Capua per l'invito a questa iniziativa, a questo convegno su un tema che, come si è avuto modo già di sentire, è di grande interesse, una grande opportunità, sia per la semplificazione amministrativa, sia per le agevolazioni che l'ingegner Guadagnolo, che saluto e ringrazio, ha esposto in maniera molto dettagliata e devo dire con grande chiarezza. Quindi un complimento dell'esposizione davvero molto molto chiara e illuminante. Quindi è chiaro a tutti che la ZES è una grande opportunità. Un po' di storia per mettere le cose a posto, perché sennò si ingenerano confusioni, così come diceva l'ingegnere Potenza, come diceva il sindaco di Apriceto. Nel momento in cui vengono istituite le ZES, le regioni fanno una perimetrazione che ha, diciamo, molti limiti, non entriamo nella polemica, molti limiti, lo dice l'ingegner Guadagnolo, perimetrano strade, perimetrano siti dove ci sono opere pubbliche, fanno un po' una cosa affrettata e abbastanza a raffazzone, dimenticano dei territori. Quando questi territori si accorgono di essere stati tagliati fuori, non è che stanno a girarsi i pollici, qualche rimostranza pur la fanno. A quel punto la regione dice: un attimo, non abbiamo perimetrato tutto, abbiamo ancora degli ettari, un po' in Molise, per la ZES Adriatica, quella molisana, un po' in Puglia, degli ettari da dare. Nel 2019, ad agosto, esce con un avviso, a cui il comune di San Severo partecipa pure a Bricena, e propone delle aree che presentano degli aspetti, diciamo, che ben si prestano all'insediamento di nuove imprese. La proposta del comune di San Severo è la zona CIP. Nel 2019 ho visto un po' di articoli, all'epoca si fece tra in amministrazione un po' di incontri con la Confcommercio, c'era la Confindustria, un po' con le associazioni rappresentative del mondo dell'impresa, si tirarono un po' le somme e si disse: la zona CIP, essendo prossima all'autostrada, essendo una zona ancora da riempire, ci sono molti lotti a disposizione, presentano tutta una serie di diciamo, situazioni favorevoli che non vi sto ad elencare, noi ci presentiamo come San Severo con la zona CIP. Quell'avviso ad oggi non ancora conosce una graduatoria, perché nel frattempo il governo, probabilmente accorsosi che le regioni avevano un attimino pasticciato, quando dico regioni non dico questa o quella, dico un po' tutte, ha capito che la governance di questo processo deve essere affidato a un livello istituzionale più alto di quello regionale. Commissario straordinario di governo della zona economica della ZES Adriatica, l'ingegner Guadagnolo, commissario straordinario di governo, che ha dei poteri straordinari. E devo dire che l'ingegner ce li ha detti i poteri che ha. Ci ha detto: io ho ancora un po' di ettari in Molise e un po' di ettari in Puglia, ma poi è alla firma, è prima della Pasqua, deve essere firmato un DPCM in cui mi vengono conferiti ulteriori poteri straordinari, addirittura posso andare in aumento o anche in diminuzione, ma ha fatto capire che in diminuzione soltanto per una esposizione completa, ma può addirittura andare in aumento, però ti lancia un altro messaggio, ti dice: non facciamo come è successo con le regioni, che andavano i sindaci dai vari rappresentanti istituzionali
e metti 10 ettari a casa mia, quello 20 ettari di qua, 5 di là, alla fine a Raffazzonato hanno perimetrato strade e opere pubbliche e si sono dimenticati i territori. E allora dice fuori la politica, dice non venissero i sindaci sotto, venissero gli imprenditori, perché se vengono gli imprenditori e ci propongono delle cose serie, io quei poteri enormi che ho, cioè un tesoretto da utilizzare, ma probabilmente quel tesoretto, se questo DPCM viene firmato a Pasqua, diventa un tesoro, io posso venirvi incontro. Si sceglie l'interlocutore, legittimo, per l'amore del cielo. L'interlocutore dice non li vogliono i politici, vogliono gli imprenditori. Va bene, va benissimo. Dice Fabio, allora a questo punto la politica che deve fare? La politica deve innanzitutto fare attività di animazione, l'ha detto l'ingegnere Guadagnò, perché probabilmente questo acronimo ZES è conosciuto da pochi, anzi pochissimi, e ancora più poche persone sanno qual è l'opportunità, la ignorano. Allora in questo è il ruolo fondamentale dell'istituzione, ma anche delle organizzazioni, delle associazioni, vedo rappresentanti di Confcommercio, di Confartigianato, di Confindustria, vedo imprenditori importanti del territorio che sono seduti qua, quindi una platea molto qualificata, che poi era diciamo, la vera finalità del convegno, mettere un po' di soggetti qualificati a ragionare, una sorta di pensatoio sulle cose che si possono e si debbono fare. Allora noi una zona vocata a questo tipo di insegnamento come comune di San Severo, qua parlo per il mio municipio, ce l'abbiamo ed è la zona CIP, che è a 1,5 km dal casello autostradale. Quindi per noi quella proposta resta valida. Quella proposta deve diventare insieme per noi una idea che poi dobbiamo andare a portare all'ingegnere Guadagnò, la dobbiamo andare a portare gli imprenditori accompagnati dai loro rappresentanti istituzionali. Ti dice l'ingegnere Guadagnolo, il comune può anche fare una delibera, cioè a mettere il filtro, a dire caro ingegnere Guadagnolo, l'imprenditore Miglio che ti presenta questa proposta è persona affidabile, la sua proposta è una proposta che ti chiediamo di valutare attentamente, che ti chiediamo di prendere in seria considerazione. Quindi sicuramente l'atto deliberativo della giunta del consiglio, che può essere una sorta di suggello formale di garanzia di quella proposta, non è un faccendiere, non è uno che non sappiamo chi è venuto, dice di avere 50 milioni di euro da me, insomma, alcune volte vengono preso, io ho un investimento di 200 milioni di euro, poi alla fine spariscono, io stavo mettendo 200 milioni di euro, non c'è. Quindi il nostro ruolo è di garanzia rispetto alle proposte che facciamo, una sorta di marchio di garanzia e di affidabilità dell'interlocutore e soprattutto la messa a disposizione di quella zona comunale che non è sviluppata, che ha delle potenzialità enormi, potenzialità enormi, perché ormai la zona PIP è esaurita, la zona ASI è un po' decentrata rispetto all'asse viario principale, invece quello si trova a ridosso del casello autostradale, della tangenziale est, il primo lotto è stato realizzato, adesso dovrete prendere il risultato. Quindi c'è tutta una serie di rete viaria formidabile per i trasporti e la mobilità dell'impresa. La zona è quella, non è che ci dobbiamo andare a inventare, che ci dobbiamo inventare? Niente. La zona è quella. Adesso la cosa che noi dobbiamo fare in questo momento è portarci a casa questo impegno dell'ingegnere Guadagnò, che già ce l'ha dato, a esercitare questi suoi poteri straordinari dando a questo territorio l'opportunità di giocarsi la partita, perché prima non ce l'hanno fatta giocare, hanno fatto la perimetrazione, chi c'è stato? C'è stato, chi non c'è stato? Aspetta che arriva l'altro treno, questo treno non è mai arrivato, abbiamo fatto l'avviso, ma la graduatoria non c'è, adesso pare che ce ne sarà un altro di avviso, ci diceva l'ingegnere, per gli investimenti da 1 milione a 50 milioni, e poi il range che più ci interessa, poi magari ci sono investimenti oltre i 50 milioni, ci dice farò un altro avviso subito dopo il DPCM, dopo che mi danno questo potere straordinario che ho chiesto di incrementare in aumento quella perimetrazione,
faremo quell'avviso e noi nel mentre che esce questo avviso dovremo essere pronti a presentare una proposta. L'amministrazione dice la zona 5 perché riteniamo che sia quella meglio vocata a ospitare per tutta una serie di motivazioni questo tipo di insegnamento. Quindi io credo, Fabio, che l'incontro di questa sera sia stato molto positivo, perché arriva a un costrutto molto positivo, nel senso che fino all'altro ieri, diciamo, il sentimento e l'idea comune è che in buona sostanza ci avevano fregato, ci avevano lasciato fuori, poi ci avevano promesso che avrebbero ripreso la partita, però dal 2019 questa partita non si è più riaperta, ma non si è riaperta perché nel 21 la governance viene spostata al commissario straordinario di governo. Il commissario straordinario di governo che oggi è qua ci dice: attenti ragazzi, è troppo questo con l'avviso, fatemi provare pronto. Ed è questo l'impegno che dobbiamo raccogliere quest'oggi, noi a fare animazione, a metterci a tutti intorno a un tavolo per essere pronti a presentarci a questo avviso che dovrebbe venire fuori, se capisco bene, entro l'estate. Appena esce il DPCM, appena 15 giorni al massimo, pubblico, prima dell'estate, subito dopo il DPCM. Il DPCM viene firmato lunedì, 15 giorni faccio l'avviso. No, magari se ci mette qualche giorno di più è meglio, così ci prepariamo. Invece di 6 giorni, 10 giorni, una ventina va bene uguale, insomma, nel frattempo ci prepariamo. Però insomma, Idea Liberale, l'associazione politica culturale di Fabio Di Capua, che ha organizzato questa cosa, ci apre una panoramica davvero molto interessante, ed è questo, io credo, l'aspetto molto positivo di questa serata. Poi un saluto all'onorevole Nardone, che è una eccellenza nel mondo dell'agricoltura. Io non avevo capito bene il suo nome. L'onorevole Nardone, che ho qui alla mia sinistra, davvero una personalità di grande rilievo politico e culturale universitario. Non mi voglio fare la superiore, non ha bisogno. Ma era una persona, Fabio, che al tempo era il consigliere, diciamo, di quelli che governavano l'Italia, era in capo dell'agricoltura il consigliere dell'allora presidente del Consiglio D'Alema, era il responsabile dell'agricoltura del partito, era uno che ha fatto la politica agricola in Italia con grande competenza, con grande serietà, e apprezzato da tutti, perché le persone serie e competenti, al di là del colore politico che hanno, riscuotono sempre elogi ed encomi. Quindi volevo rimediare al fatto che non lo conosco, come non vuoi scambiare Nardone, quindi davvero una grande personalità, una bella presenza qui, tra l'altro anche altre volte è venuta alla festa dell'Unità, me lo ricordo molto bene. Bene, quindi mettiamoci al lavoro, questo è lo scenario che Guadagnolo ci ha tratteggiato, la possibilità c'è, la partita si può giocare, magari questo avviso una ventina di giorni, dateci il tempo di prepararci, e noi ci dobbiamo preparare, perché davvero è un'occasione irripetibile, perché Guadagnolo può saltare 38 pareri, può andare sopra al Consiglio Comunale, nel senso che non c'è bisogno della variante urbanistica, perché la sua autorizzazione è assorbente di tutti questi 38 pareri e delibere di variante, eccetera, che poi sono quei lacciuoli burocratici che fanno sì che una proposta di un imprenditore dopo 6 anni è ancora in itinere. Magari in quei sei anni l'imprenditore si è scocciato, o magari ha perso anche la convenienza economica a porre in essere quell'investimento. Quindi è davvero una grande opportunità che noi abbiamo l'obbligo di cogliere. Grazie. Anche se da come l'ha impostato Francesco sembrava la chiusura ai saputi, però non è ancora il momento. Io darei un attimo al nostro vicepresidente Sergio Fiore un piccolo spazio anche per rilassarci un attimo, e ci racconta un po' l'esperienza di una iniziativa imprenditoriale in zona SES. Se sta andando avanti, quali è le percezioni che ha avuto da questa esperienza e che prospettive ci sono? Buonasera a tutti, ringrazio innanzitutto il commissario della CES di Venia Guadagnolo, le istituzioni presenti, e anch'io sono rimasto veramente contentissimo della presenza del commissario, perché è stato fortemente voluto da Fabio ma anche dal sottoscritto, e vi spiego il motivo.
Noi abbiamo già rapporti in essere con la struttura della ZES, con i vari dirigenti oggi presenti, manca l'ingegnere Giannetti, se non erro, dove praticamente abbiamo proposto, come industria automotive della Toscana, produce supercar di lusso, sportive, si chiama Mazzanti, ai più forse non è conosciuta, ma Forbes, il quotidiano economico americano, l'ha classificata come la 10ª autovettura più forte, più potente, più costosa al mondo. Considerate che queste autovetture costano da milioni di euro in su, sono macchine sportive. Ebbene, diciamo che l'industria automobilistica sta andando verso la transizione ecologica e l'elettrico, e con tutte le varie connessioni che ne seguono, e noi, non da soli, ma unitamente, sostanzialmente, dei player industriali di altissimo livello, posso citarne alcuni, abbiamo Joy Venture con loro, sono la FT Industries, sono Carini e Ferrari, sono delle società che fatturano anche più di 100 milioni, abbiamo creato delle Joy Venture con loro per costruire in Puglia, utilizzo il termine Puglia, quindi nella regione Puglia, un opificio che realizzi ipercar, batterie, motori elettrici e anche veicoli leggeri sulla stregua delle esperienze della Mazzanti Automobili, che fa solo autovetture endotermiche. Siccome, ripeto, ci sono delle leggi che ci stanno obbligando alle case automobilistiche a poter costruire nell'elettrico, noi ci adegueremo a questo tipo di adeguamento, diciamo, delle automobili. Che cosa dire? Noi abbiamo trovato subito nella struttura della ZES, sono diverse volte che andiamo a Bari, in primis una professionalità incredibile, enorme, sia da parte del commissario che della struttura, gli ingegneri, gli avvocati e tutti i dirigenti presenti, ma soprattutto un'accoglienza tecnica di superiorità, utilizzo questo termine, rispetto a quello che normalmente trovavamo, certo, si trovava nei comuni, ma non perché ci sia questa preparazione, ma perché c'è questa accoglienza proprio dal punto di vista burocratico amministrativo delle progettualità, che come diceva, mi aggancio a quello che diceva il sindaco Miglio, soprattutto quando si presenta un investimento lo si deve presentare non solo dal punto di vista tecnico, ma soprattutto dal punto di vista delle garanzie finanziarie. È importantissimo, perché giustamente come diceva il sindaco Miglio, qualsiasi persona, qualsiasi imprenditore può dire presento questo progetto, ma poi bisogna vedere se è coperto finanziariamente, se ci sono delle garanzie adeguate per realizzare quest'opera. Ebbene, nel completamento della pratica, che poi unitamente al commissario vorremmo caricare lo sportello digitale della ZES per realizzare, ripeto, questo edificio, e il contributo che noi potremmo dare è quello di un esempio palpabile, penso che non ce ne siano altri imprenditori in sala, che degli approcci che stiamo avendo col commissario. Quindi invito l'imprenditoria, diciamo, nel momento in cui poi sarà ZES anche il territorio di Africina, San Severo e Torre Maggiore, di poter effettivamente presentare progetti, perché troveranno tutto l'aiuto, tutta la professionalità e tutto quello che c'è da poter, diciamo, interagire con il commissario, perché veramente ne vale la pena. Questa è la mia esperienza, la nostra esperienza. Sulle zone, diciamo, dove ubicarci, noi avevamo un interesse, posso dirlo, su Manfredonia e Monte Sant'Angelo, però stiamo interloquendo, non posso dire tanto, stiamo interloquendo con altre aree della Puglia e siamo già a buon punto nel sud, diciamo, della Puglia, con degli opifici già esistenti dove vorremmo rigenerare e così velocizzerebbe anche di più, non solo dal punto di vista, diciamo, autorizzativo, ma anche nostro, diciamo, costruttivo, l'opificio stesso. Quando sarà il momento daremo delle notizie un attimino più, diciamo, più concrete su questo, perché al momento è, diciamo, è coperta da privacy. Il nostro edificio, giunto, abbiamo anche un'interessenza in Toscana dove nasce proprio la Mazzanti, e anche lì Eugenio Giani, il presidente della regione Toscana, è molto propenso al nostro progetto, perché è su due direttrici Puglia-Toscana, perché da una parte si realizzeranno batterie e dalle altre le autovetture sostanzialmente. E anche lì stiamo, oggetto di notizia, lo potete leggere tranquillamente sui quotidiani, anche lì stiamo cercando di rigenerare un opificio, CKN si chiama, che era sempre attivo nell'ambito dell'automobile e che con l'aiuto della regione Toscana dovremmo prenderlo noi in gestione, diciamo, questo studio. Quindi ringrazio nuovamente i presenti, l'ingegnere Guadagnolo, e questo è il mio piccolo contributo che potevo dare, quindi importantissima al commissario Valeria Zes. Grazie. Grazie a te. Io avrei, ci sarebbero tante cose da dire, non abbiamo ovviamente molto tempo.
Io credo che stasera abbiamo anche un po' sottovalutato e poco utilizzato l'esperienza e il contributo dell'onorevole Nardone, che meriterebbe un convegno a sé stante sulla ecosostenibilità. Ci riserviamo di rincontrarci un'altra volta su questo. Però mi interessava capire l'importanza anche della formazione e della ricerca in questo problema. Noi abbiamo un'università nel territorio della Capitanata. Io ho letto con piacere anche l'iniziativa del sindaco di Apricena, della convenzione stipulata col Politecnico di Bari per forme di formazione post-universitaria nel settore estrattivo. Sono delle forme interne, credo ci sia qualcosa anche a San Severo in merito ad alcuni aspetti del settore vitivinicolo e non gastronomico, ora non ho particolarmente approfondito. Sono segnali importanti perché le attività produttive devono conciliarsi con la tecnologia, l'avanzamento della ricerca e la formazione giovanile, perché imprese che volessero svilupparsi nel nostro territorio fanno fatica poi a trovare del personale specializzato, quindi l'aggancio della formazione professionale dei giovani alle filiere produttive è un altro aspetto fondamentale e mi chiedo in che modo scuola, università potranno sviluppare o dare questo tipo di contributo. Mi chiedi la parola al Cardine? No, su questo passaggio una breve riflessione, se è una riflessione positiva e utile per quanto riguarda lo sviluppo. Grazie, l'esecutore è stato molto utile per i contenuti, molto arricchente. Sul tema che poni però, c'è tempo, troveremo occasione, voglio solo raccomandare di stare attento a quello che è il conservatorismo territoriale rispetto all'innovazione. A chi lo dico che i veicoli ad idrogeno, noi eravamo l'ingegnere priore che avrà visti, l'abbiamo realizzato nel 2006 e avevano l'unico difetto che funzionavano benissimo. Gli ostacoli a questa innovazione non sono venuti così in astratto, sono venuti in testa ai possessori di vecchie tecnologie che hanno l'obiettivo primario di smerciare le vecchie tecnologie e hanno utilizzato il mezzogiorno come il mercato dell'usato, tecnologie e vie di dismissione che venivano trasformate. E qui il meccanismo imitativo del Sud rispetto al dominio tecnologico è stato nefasto. Se vai a vedere la distribuzione della proprietà intellettuale, parlando di innovazione, noi abbiamo solo il 3% dei brevetti nel mezzogiorno. Quindi sono royalty che noi preferiamo. Io farei solo un auspicio, non posso fare altro. L'auspicio è questo. In una società rapida e tumultuosa dei cambiamenti, io ho apprezzato molto la relazione, l'approccio metodologico e la visione ecosistemica che ne scaturiva quando parlava soprattutto delle aree degradate, ma di mettere al centro, se possibile, un coordinamento con il resto delle istituzioni, soprattutto regionali. Ci servono tre cose: un'azione straordinaria di divulgazione tecnica, divulgazione e formazione, di mettere in condizione i cittadini di una partecipazione attiva e consapevole ai processi che vanno in atto. La seconda cosa, per l'agricoltura, vi permetto di suggerire una cosa. Noi abbiamo collaborato all'elaborazione di una nuova metodologia di certificazione delle qualità alimentari. Non siamo più HCCP, lo semplifico, ma NHCCP, dove N sta Nutrient. Ed è nato un istituto con un laboratorio che certifica le qualità alimentari che noi abbiamo e spesso non vengono valorizzate. Quindi una produzione di un sistema di certificazione di queste qualità aggiuntive in vista di una prospettiva nutracente degli alimenti, di alimentazione personalizzata e altro, diventa uno strumento fondamentale di valorizzazione sociale di quello che produciamo e di quello che potremo produrre. Sarebbe ideale vedere di promuovere delle aziende con l'auto di nuove tecnologie nel settore alimentare.
dove vengono valutati il contesto ambientale e prima di trasferirle quei porci alle altre aziende. Questo sta facendo trascurare nel nostro paese, ma in un mutamento così tumultuoso come quello che viviamo, sarebbe importante sperimentare e superare il concetto di ricerca. Proprio l'approccio pragmatico che diceva anche il sindaco è quello di avere un'azienda con l'auto di nuove tecnologie, stando attento anche allo smercio di pannelli fotovoltaici in via di dismissione per colorazioni, per impatti, per produttività, eccetera. Ecco, io vi posso dire questo, quello che vi posso dire, se lo riterrete opportuna, nel meglio però, mi soffrato un po', e ciò con corpestrare, vi dico la verità, perché noi stiamo elaborando, per esempio sull'agricoltura di precisione, quando si parla di ricerca, bisogna stare attenti, perché si dice ricerca, ma si perde l'aspetto pratico, concreto. Agricoltura di precisione significa che devo fare un monitoraggio del terreno. In un ettaro io dovrei fare, per farla bene, perlomeno 50 campioni. Ma se vado a fare 50 campioni, il costo dell'analisi del terreno oggi costa circa 100-120 euro ognuno. Quindi per fare un ettaro dovrei spendere 5.000 euro. È evidente che io ne parlo in maniera astratta. Qual è l'alternativa? Noi avevamo sperimentato che alcuni parametri con l'uso dei satelliti, cioè tutti, altri controlli, e altri ancora con un sistema real time di misurazione, per esempio della conducibilità del suolo, il pH, che è già molto. Dopodiché c'è la geolocalizzazione delle differenze territoriali e secondo la legge del minimo spandi i concimi in maniera razionale e non in maniera irrazionale come più viene fatto. L'agricoltura di precisione è questo. Allora, io ho litigato con un vostro paesano, non so, collaboravo con un istituto, parlò Marchione, Bonario, e dice che doveva fare l'auto senza autista. Ma dobbiamo fare il trattore senza autista, dobbiamo fare con l'agricoltura di precisione. E il progetto è finito. Vi ringrazio per spero di parlare qualche volta di cose concrete di questo genere. Grazie, grazie. Vi dico, tra qualche minuto ci lasciamo. All'uscita noi avremo un piccolo ristoro, un aperitivo per chi vorrà fermarsi. Però volevo, di qui non si esce, ingegnere, senza qualche impegno e un percorso ben definito. Allora, vediamo un po' i sindaci, io li ho ascoltati tutti. Volevo però far intervenire qualcuno della imprenditoria. Io credo che abbiamo specialità. Ah no. Sì, con piacere, ma di avere un po' interpretato quelli che potevano essere anche le sollecitazioni. Poi il caso specifico non modifica, capisco il senso, però essendo una tavola rotonda, non un dibattito pubblico, diventa poi difficile la gestione. Io abbiamo la presunzione di interpretare un po' quelle che erano le aspettative, i dubbi, le domande che avrebbero voluto loro porre. Le abbiamo, per la verità l'ingegnere Guadagnolo ci ha facilitato il compito perché è entrato nel cuore del problema. Prima di io volevo arrivarci piano piano alla riperimetrazione, ma lei mi ha anticipato e quindi ci siamo immediatamente trovati coinvolti sul problema. E ho visto gli appassionati interventi dei nostri amministratori, ai quali però ora io chiedo come si intende procedere. Vogliamo aprirlo un tavolo dell'alto tavoliere che metta al centro questo problema ed elabori una proposta tecnica, politica, istituzionale, fattibile, concreta, percorribile, agibile politicamente a livello del commissario straordinario, ma anche a livello dei tavoli provinciali e regionali, e che possa essere il presupposto per aprire, amministratori, la questione capitanata. Signori, qui noi siamo da anni agli ultimi posti delle
graduatorie per la qualità della vita in Italia. Noi non ci stiamo più a rassegnarci a questa condizione. Quindi, bando all'assistenzialismo, ma vogliamo venire fuori da questa condizione. La questione capitanata, quarta mafia, emigrazione, disoccupazione, caporalato, ghetti, tutto quello che di più negativo ci possa essere, ci è piombato addosso da anni. Vogliamo porre questa questione al tavolo regionale, al tavolo nazionale, per delle misure straordinarie, come recita una slide che non proietto, l'articolo 119 della Costituzione, che lo Stato interviene con misure straordinarie per favorire coesione, rilancio e risanare vicende e situazioni sociali particolarmente gravi. Questa è una esigenza che abbiamo. Può sembrare utopistico parlare di una intera capitanata come zona economica speciale, come zona franca, in considerazione di questi gravi problemi sociali, economici in cui ci siamo venuti a trovare, e non solo per colpa nostra. Vogliamo dare speranza e coraggio a quegli imprenditori che ci sono, che stanno coraggiosamente portando avanti delle iniziative, a quel mondo della scuola, delle associazioni, delle stesse istituzioni che ancora si battono per un rilancio di questo territorio. Per cui questo benedetto tavolo dove si concordano insieme, e facciamolo un'associazione dei comuni dell'Alto Tavoliere. 30 anni fa mi permisi di lanciare il Consiat con tutti i comuni del collegio, poi non andò avanti, ma è quello il segreto, fare massa critica come fanno le altre province della nostra regione. Quando sono questi problemi si sta tutti assieme. Quindi io mi aspetto da voi un segnale positivo in questo senso, per far giungere le nostre risoluzioni al tavolo decisionale, dove ci aspettiamo, non dico un atteggiamento benevolo, ma una seria considerazione della nostra potenzialità. Francesco, noi abbiamo, mi ha detto il consorzio ASI, 46 ettari disponibili, in gran parte non ancora urbanizzati con i lavori. Ma ci sono aree dove si può insediare un'impresa. Credo la zona industriale di Apricena abbia ancora qualche spazio attorno. Qui qualcosa, Torre Maggiore ha volontà di realizzare. Spazi ce n'è. Siamo stati esclusi per scelte politiche di strategie sbagliate. Noi non ci stiamo. E non ci devono stare tutti i sindaci dell'Alto Tavoliere a questa logica. Quindi mi aspetto iniziative concrete e mi aspetto risposte adeguate ai livelli dei tavoli politici istituzionali, provinciali e regionali e al tavolo del nostro commissario straordinario. Su questa valutazione, prima di chiudere veramente tutto, volevo un flash di disponibilità a questi percorsi da parte di chi vuole ora intervenire. Sono stare assieme, elaborare documenti, prendere una posizione molto ferma sul problema delle zone di insediamento produttivo con tutti i suoi risvolti occupazionali. Chi vuole di voi dirmi, confortarmi del suo contributo, per dirmi sì, lo faremo. Beh, i microfoni sono da voi, non so, doveva esserci uno per tavolo. Soprattutto bisogna essere avanti, sì, quelle problematiche. Volevo dire, condivisibile tutto il ragionamento che faceva Fabio, assolutamente, però evidenzio che noi avevamo questa idea che fosse la partita chiusa, invece la venuta dell'ingegnere Guadagnolo ci dà più di uno spiraglio, ci dice che c'è una partita ancora aperta, anzi ci sono ancora molti tempi supplementari da giocare. E questo è un messaggio così che noi dobbiamo far veicolare. Quindi è essenziale sicuramente il ruolo delle istituzioni, quindi sicuramente questa rete che tu dicevi dei comuni è un aspetto molto positivo, anche se il Consiglio, insomma, era una bella intuizione, alla fine diciamo è stato un mezzo
fallimento, però lasciamo stare. Era una buona intuizione, però poi all'atto pratico un bel fallimento, un mezzo blocco. Ma lasciamo stare, è storia. Guardiamo al futuro, non al passato. Dopodiché la cosa che noi dobbiamo fare è sicuramente quella di sentirci con Confindustria, con Commercio, con le organizzazioni, a dire che tra un po', tra qualche tempo, viene fuori un avviso da parte del commissario straordinario Guadagnolo per investimenti da 1 milione a 50 milioni, ok, che possono essere rilasciati in pochissimo tempo, con delle agevolazioni enormi. C'è tutta una serie di agevolazioni che l'ingegnere ci ha detto che sono tutto tempo. Allora io credo che dobbiamo uscire di qua sicuramente facendo animazione nelle nostre comunità cittadine, Antonio alla Bricera, loro al Torre Maggiore, a San Zero, a sentirci. Le ali ci sono, non ci mancano le ali ci sono. Ne abbiamo a Iosa, sicuramente l'ASI, ma io dico meglio ancora dell'ASI e del CIPO, che è vicino al casello autostradale e ha qua la rete viaria formidabile data dal sistema della tangenziale di San Severo, primo lotto e il sostenitario del secondo lotto. Quindi se io guarderei con maggior favore, così come hanno detto le associazioni del 2019, alla zona CIP, quella vicina al pianeta, insomma, per intenderci, quindi proprio prossimo al casello autostradale. Dopodiché noi nell'altro tavoliere, diciamo, anche se con posizioni politiche diverse, però quando siamo stati, scusate, Antonio lo sa, il nostro unico partito è il territorio, e il territorio non può essere il campanile, il territorio deve essere l'aria vasta, deve essere l'alto tavoliere, perché le esigenze che noi abbiamo sono comuni a un po' a tutte le città, perché le problematiche sono le stesse, poi in qualche luogo più accentuato, altri meno, e dove c'è più delinquenza un po' di meno, ma sono problematiche che in buona sostanza viviamo tutti quanti, quindi non è che dobbiamo mettere cose diverse insieme, ma diciamo, beh, viene facile questa cosa proprio perché le necessità e le esigenze sono le stesse. Quindi mi sento di raccogliere la sollecitazione dell'onorevole Di Capua, di metterci insieme come comuni, non è una cosa che non viene difficile, Fabio, lo facciamo in tante situazioni, e quindi lo abbiamo sperimentato in tante situazioni, e l'invito però è da subito a fare attività di informazione e di animazione dell'imprenditoria, che Guadagnolo, l'ingegnere Guadagnolo, ha scelto come il suo interlocutore, ha detto fuori la politica, fuori la politica, voglio l'imprenditore, poi possono pure venire i politici insieme agli imprenditori, anzi ci possono portare pure la deriva, però gli imprenditori, voglio gli imprenditori che vengono a portare delle proposte. Quindi rassicuro Fabio, penso di interpretare il presidente Antonio, penso di Marco, la nostra Faenza, ad assumere un impegno con tutti i nostri concittadini. Grazie. Io darei per chiudere il nostro appuntamento all'ingegnere, dopo un attimo di pausa, la parola all'ingegnere Guadagnolo per una conferma di questa speranza su cui noi contiamo tanto per il nostro futuro. Non ci si chiuda, ci si lascia almeno la porta socchiusa. Aspetto ancora un po', possiamo andare, grazie. Scusate, lo ribadisco, sono totalmente senza voce. Ribadisco la mia totale disponibilità per magari forse va a qualcuno un secondo. Va bene così. Ribadisco la mia totale disponibilità ad accogliere tutte le proposte, sia degli imprenditori che dell'amministrazione comunale.
molti sindaci, ho apprezzato moltissimo tutti gli interventi, tutti i sindaci, il vice sindaco, l'onorevole, quindi ci ha dato anche un'illustrazione, sta tornando, un'illustrazione su altri temi che sono comunque temi importanti e rilevanti anche questi all'interno delle zone economiche speciali, per cui anche in questo settore, che sia quello dell'agroindustria, quello alimentare, sicuramente rappresentano poi anche per questi territori, per la vocazione di questi territori, dei punti di riferimento di grande rilevanza. Non è che la questione, la proposta delle cave, non sulle cave, delle cave dismesse, in quelle iniziative imprenditoriali che possono riqualificare anche le cave per contenere poi questi elementi, diciamo, territoriali che siano totalmente abbandonati, che possano creare anche, anni fa ricordo che sono andato ad ascoltare un evento, non era proprio un concerto, era Notre Dame de Paris, in una cava dell'Eccese, una cava di Venezia, dove hanno creato un teatro straordinario, e sono una serie di iniziative che sicuramente possono essere iniziative imprenditoriali, eventualmente inserire nell'ambito del ZES, perché no? Ma oltre a questo, tutte le altre iniziative di cui hanno parlato i sindaci, delle quali io, come dicevo, ribadisco la mia totale disponibilità, ben vengano queste iniziative di animazione territoriale, perché rappresentano per me un aiuto importante nel poter poi avere, come diceva anche il, da un lato il sindaco di San Severo, che siano accompagnate anche dalle delibere dei sindaci, per evidenziare che si tratta comunque di imprenditori seri, di proposte di investimento concrete, con anche la concretezza ovviamente del sindaco di Apricena, che insomma la collega ingegnere evidenziava come questi territori, io ho 300 ettari, mettiamoli a frutto, ci sono potenzialità anche di sviluppo delle infrastrutture, perché poi le infrastrutture sono fondamentali per poter migliorare i servizi per gli imprenditori che devono andare a insediarsi in quelle aree. Considerando che, tra l'altro, io fungo anche da soggetto attuatore, stato un appaltante per le infrastrutture, posso favorire anche il finanziamento di quelle infrastrutture che oggi non sono finanziate e che domani potrebbero essere appunto finanziate e realizzate a supporto di quegli investimenti. Quindi veramente considerate, sono veramente contento di questo incontro. Mi congratulo anche con l'onorevole, non sapevo che ne fosse onorevole, ex onorevole, ma il titolo rimane. Mi chiamata dottor Di Capua, non ci tengo a chiamarla onorevole Di Capua, perché comunque ho un'esperienza ovviamente parlamentare nelle istituzioni importanti, quindi mi congratulo per questo incontro di oggi, che è un incontro assolutamente operativo. Rendiamolo ancora più operativo con le proposte degli imprenditori e con le iniziative dei sindaci. Consideratevi veramente a completa disposizione del settore di supporto e con me H24. Io quando sono venuti, li ho chiamati in comando, ho detto: se voi venite, venite dall'altra pubblica amministrazione, sappiate che non venite in una pubblica amministrazione. Noi rappresentiamo la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dobbiamo far vedere ancor più che noi rappresentiamo lo Stato che funziona, perché rappresentiamo la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quindi dal vertice fino alle amministrazioni locali dobbiamo far vedere che tutto funziona. Stiamo avendo una straordinaria disponibilità, ma queste caramelle sono miracolose, cioè, sono miracolose, facciamo lo stabilimento in zona zecca, quindi noi siamo, io sto operando dappertutto con garbo istituzionale, ci tengo a usare questo termine, l'ho detto in tutte le circostanze, con garbo istituzionale, mai con la supponenza,
con i comuni, con le ASI, con tutte le soprintendenze. Abbiamo un rapporto straordinario con la soprintendenza, stiamo stipulando degli accordi procedimentali con il Ministero dell'Ambiente, con tutte le istituzioni. Ho sottoscritto, dicevo poco fa, con il sindaco di Apriceno, ho sottoscritto gli accordi procedimentali con il sindaco di Termoli, con il sindaco di Lecce, con il sindaco di Brindisi, con il sindaco di Molfetta, per degli investimenti che ricadono parte in area ZES, parte in area non ZES. Con la massima disponibilità e fiducia, i sindaci di quei comuni hanno abdicato al proprio potere e hanno demandato a me il potere di intervenire e di creare, di realizzare un'unica procedura utilizzando le semplificazioni amministrative del commissario anche in area non ZES dove io non sono competente, chiaramente per il investimento che ricade parte in ZES, parte in area non ZES. Così ho convocato conferenze e servizi per un unico procedimento e quell'investimento di cui parlavo, di quella multinazionale americana, è stato realizzato con l'accordo procedimentale con il sindaco di Termoli, il primo accordo procedimentale in Italia in area ZES. Quindi sto trovando una disponibilità enorme, cogliamo questa grande opportunità, io sarò al vostro fianco, mai con la supponenza, con il massimo garbo istituzionale, nell'interesse vostro, nell'interesse nostro, nell'interesse di tutti, nell'interesse del territorio, nell'interesse pubblico prima di tutto del territorio e non privato. Quindi facciamolo insieme, perché se lo facciamo insieme otterremo risultati e vinceremo tutti insieme. Grazie Gino Guadagnola, con queste parole di fiducia, di rinnovato impegno nei confronti del nostro territorio. Io ringrazio tutti quelli che hanno avuto il piacere di partecipare a questo nostro appuntamento e spero che rappresenti questo un momento di inizio, di impegno della società civile, delle associazioni, delle istituzioni sul problema del lavoro, lavoro, lavoro. Grazie a tutti, c'è un piccolo intervento.